Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a tutti i presenti e ovviamente ai nostri relatori a questo evento intitolato, come vedete, Pensiero sistemico tra organizzazione aziendale e sostenibilità. Abbiamo avuto, da quel che mi dicono dalla regia, un buon risultato in termini di prenotazioni e quindi questo ci fa assolutamente piacere e speriamo, insomma, di poter fornire un contributo che renda ovviamente la sessione e la giornata di studi interessante. Vorrei ringraziare innanzitutto la IUL, l'Università Telematica degli Studi, per aver ospitato questo evento e questa giornata di studio che tenterà di coniugare i temi della sostenibilità e dell'organizzazione aziendale attraverso la disciplina di pensiero nota come systems thinking, ovvero pensiero sistemico. L'evento, come vedete, è patrocinato dal chapter italiano della System Dynamics Society, una società scientifica con sede negli Stati Uniti, ormai da circa 60 anni, direi attiva, e dall'associazione.org, un network di ricerca internazionale attivo sulle tematiche di organizzazione aziendale. Non voglio togliere altro spazio perché abbiamo un programma veramente fitto e denso. E lascerei dunque la parola al rettore della IUL, professor Alessandro Mariani, e successivamente interverrà il professor Luigi Maria Sicca, che introdurrà e coordinerà tutta la giornata di studi. Grazie mille. E buon pomeriggio a tutte e a tutti, e grazie anche da parte del presidente dell'Università Telematica degli Studi IUL, dottor Flaminio Galli, ai professori Armenia, Mollona e Sicca per aver ideato questo focus di approfondimento coinvolgendo l'Università Telematica degli Studi IUL che rappresento nell'ambito di questa importantissima iniziativa. Lo dico subito. Importantissima innanzitutto per la partecipazione da un lato di uno studioso, uno scienziato, un maestro di fama internazionale come Piero Angela e dall'altro lato colleghi autorevolissimi sia dal punto di vista scientifico-disciplinare sia dal punto di vista politico-culturale. In tutti questi campi hanno generato proficuamente, hanno lasciato azioni, testimonianze e studi in grado di generare proprio delle discontinuità rispetto anche al passato e quindi con grande spirito di innovazione. Un'iniziativa questa che pur svolgendosi a distanza per la IUL è motivo di orgoglio perché ci permette di considerare aspetti che sono sia di straordinario spessore scientifico sia di grandissima attualità e che peraltro ben si intrecciano con i percorsi didattici recentemente intrapresi. Penso in primis al corso di laurea in economia, management e mercati internazionali, ma anche a tutta l'offerta formativa post laurea collegata ai temi che verranno messi a fuoco questo pomeriggio. Restando nel mio ambito di riferimento, non vorrei limitarmi ai saluti istituzionali formali, ma partecipare per sottolineare brevemente, ovvio, che anche in una prospettiva filosofica, pedagogica, filosofico-educativa, la categoria di sistema è centralissima. Basti pensare a figure come Bateson, come Morin, basti pensare al tempo della complessità, che è un tempo chiamato a raccordare fenomeni, saperi, letture del reale difformi. E da questo punto di vista l'ecologia è davvero un tema non solo attualissimo, ma che ci consente proprio di vedere all'opera, sia nella teoria che nella prassi, il concetto di sistema. Ed è centralissima insieme ad altre categorie, tipiche di una logica complessa, come l'organizzazione, la sostenibilità, la rete, l'ologrammatica, il dialogo, che fanno ordine e senso organico. Ma direi che c'è di più, cioè il sistema fissa certamente dei confini, implica dei preambula teorici
e pratici che se da un lato delimitano, però dall'altro ci invitano a riflettere ad un oltre che resta da pensare, che deve essere pensato aprendo a continue riletture. Quindi il sistema, come solo apparentemente chiuso, lo è certamente per funzione pratica e operativa, ma mai totalitaria o assolutizzante. Allora, tra sistema e spirito critico, a ben guardare, c'è sinergia. Un esempio, e chiudo, a noi molto caro, per ovvie ragioni, la formazione, che qui e ora fa sistema e che deve farlo, ma riconoscendosi per il qui e ora, sia per il qui e ora, ma soprattutto per il là e domani, che dovrà pensarsi appunto in modo nuovo. Così il sistema va ripensato e potenziato oltre se stesso, corretto, variato, seguendo il principio critico che vorrei dire gli sta a fianco naturaliter. Detto ciò, io saluto, seguirò i lavori compatibilmente anche con gli altri impegni, vi seguirò con molto piacere, auguro un pieno e meritato successo all'iniziativa e lascio la parola al professor Sicca per l'introduzione e il coordinamento. Grazie e buon lavoro. Grazie, Rettore Mariani, per l'ospitalità innanzitutto e per questa apertura dei lavori e sin da ora al professor Edoardo Mollona che oggi qua probabilmente per militanza di ricerca è il decano nel dibattito accademico sulla dinamica dei sistemi, ma grazie anche a Edoardo per aver generato alcuni anni fa il ponte con il presidente Stefano Armenia, presidente dell'Italian Chapter del SAIDIC, nell'ambito di quella vivacissima fucina di senso che è la rete di ricerca internazionale.org, che vede oggi il coinvolgimento di alcune centinaia di studiosi afferenti a oltre 30 temi distribuiti su 5 continenti. Una triangolazione che ha avuto i più recenti, certamente il più blasonato, la pubblicazione dell'edizione italiana 2020 della quinta disciplina di Peter Senge, preceduta, come vedremo nel corso della giornata, dal lavoro di Donella Medos e seguita da un importante lavoro monografico da ricercatore dello stesso Stefano Armenia, The Value of System Thinking, con una bella immagine di copertina disegnata dal maestro Gennaro Purpo. Questi sono almeno tre dei nostri punti di riferimento intellettuale per questa giornata di studi. Certamente, dicevo prima, il più blasonato, il libro di Senge è un pilastro per tutti noi, lo fu per me come ricercatore nella prima edizione del 1990, porta di accesso per comprendere la complessità di una delle forme di organizzazione a maggiore complessità sociale, ritorno su questo termine, quale è sempre stato, è e sarà il teatro musicale, le cui soluzioni produttive in risposta proprio alla pandemia in corso ancora invocano aiuto al pensiero sistemico. Basti pensare a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi all'Opera di Roma con il Barbiere di Siviglia, del maestro Gatti e di Mario Martone, o a diverse soluzioni tecnologiche, organizzative trovate alla Scala di Milano e fino a ieri al Teatro di San Carlo di Napoli. Apriamo dunque i lavori con una registrazione intervista realizzata da Stefano Armenia a Piero Angela, che naturalmente non ha bisogno di presentazione, essendo il più autorevole divulgatore scientifico italiano, direi il padre fondatore, giornalista e saggista, come tutti sappiamo, il cui intervento sarà poi seguito dalla tavola rotonda che moltiplicherà gli sguardi sul titolo di questa giornata, Pensiero sistemico tra organizzazione aziendale e sostenibilità. Prima di lanciare questa registrazione da parte della regia, prego naturalmente tutti i presenti di tenere rigorosamente staccati i microfoni e almeno durante il tempo della registrazione anche video per evitare ogni effetto di ritorno che potrebbe rendere più problematico l'ascolto. Quindi prego alla regia di avviare questa intervista del dottor Armenia a Piero Angela. Buongiorno
Buongiorno a tutti, benvenuti a questo momento importante all'interno del nostro convegno che vede la presenza dell'amico e collega Piero Angela. Piero Angela, noto decisamente a tutti noi, è un divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista, nonché autore e conduttore della nota trasmissione e programma di divulgazione scientifico Super Quark. Benvenuto, dottor Angela, e grazie di aver accettato di essere presente a questa giornata di studi sulla dinamica dei sistemi, sostenibilità ed organizzazione, organizzata dall'Università Telematica degli Studi IUL e in collaborazione con il System Dynamics Italian Chapter e.org. Benvenuto. Grazie. Allora, saluto tutti i presenti. Il tema del convegno verte chiaramente sulla sostenibilità e uno degli approcci per cercare di promuovere la sostenibilità in diversi contesti è chiaramente un approccio che è definito pensiero sistemico, system thinking, o anche pensare per sistemi. L'autrice di uno dei saggi più importanti su questo approccio di pensiero è stata Donella Meadows, dottoranda di Jay Forrester, autore e inventore della System Dynamics, della dinamica dei sistemi alla fine degli anni 60, nonché autrice di un importante libro, I limiti allo sviluppo, che fu presentato come rapporto al Club di Roma sui dilemmi dell'umanità all'inizio degli anni 70. Ecco, so che lei ha avuto modo di conoscere, diciamo, questo modo di pensare attraverso in particolare il marito di Donella Meadows e anche Jay Forrester, per cui sicuramente ci potrà raccontare cosa avvenne in quegli anni, l'incontro con questi importanti personaggi e anche qualcosa del contesto del Club di Roma. Guardi, a me capitò di leggere questo libro che è appena uscito, Il limite dello sviluppo. Sappiamo poi che era sbagliato il titolo, che il titolo inglese era Limits to Growth, cioè della crescita, che è tutta un'altra cosa. E lessi questo libro con grande interesse. Io allora stavo facendo dei documentari di scienza e mi dissi: ma questa è una nuova filosofia, un nuovo modo di vedere il mondo, e quindi o è sbagliato oppure bisogna cambiare completamente modo di fare, di esistere, di pensare, di governare. E allora mi dedicai proprio, come si dice, anima e corpo a questo modo, questa nuova filosofia. Incontrai naturalmente Aurelio Peccei, del quale poi ebbe l'amicizia, ci facciamo insieme tante cose, e con l'elenco delle persone che avevano in qualche modo aderito a questo modo di pensare, cominciai a fare un lungo viaggio realizzando 5 documentari televisivi che andarono sulla prima rete la sera, quindi in una collocazione molto visibile, e conobbi naturalmente in primis Jay Forrester e Dennis Meadows. La moglie Donella non la conobbi a quell'epoca, però avevo letto le cose che lei aveva scritte insieme a questo gruppo, e quindi lì approfondì questo modo sistemistico di approcciare i problemi, che prendeva in considerazione non solo i limiti, ma l'interazione tra tutte le varie aree di sviluppo che sono fortemente interconnesse. E questo rappresentava, tra l'altro, un mio modo di essere, perché nel corso della mia vita io ho realizzato poi tantissimi documentari, tantissimi libri, tutti su argomenti diversi,
l'uno dall'altro, ma proprio riprendendo i temi che poi erano nella linea portante del libro, che riguardava popolazione, energia, demografia, ambiente, politica, eccetera, tecnologia, valori, perché tutto questo forma un pacchetto unico che permette di affrontare il futuro in un modo intelligente, in sostanza. Io faccio il proposito spesso, ad esempio, degli scacchi, perché noi giochiamo, tutta la nostra cultura è stata orientata sul breve termine, perché le cose sono sempre cambiate lentamente. Un bravo giocatore di scacchi gioca sul medio-lungo termine, prepara le cose in modo di evitare che dopo di trovarsi in difficoltà, mentre qui si mangia subito un pezzo perché è utile farlo, è il presente che conta. Quindi questo pensiero purtroppo non si è molto diffuso. Se ne parla tanto anche a proposito dell'ambiente, però poi alla fine lo vediamo anche nelle politiche attuali. Quello che prevale poi è l'esigenza del momento, le situazioni drammatiche anche di persone, di categorie che hanno bisogno di interventi immediati e sul futuro. Poi. Tra l'altro c'è una cosa interessante che proprio sul libro di Limiti dello Sviluppo c'era una tabella in cui ci sono tanti puntini con ascisse ordinate. Da un lato lo spazio, oggi qui c'è la mia città, il mio paese, l'umanità, e nel futuro, cioè ho io oggi la mia famiglia, l'anno prossimo il futuro, l'estremità opposta, che il futuro dell'umanità, puntini, non ce ne sono più, a nessuno interessa. Ecco, questo è il vero problema del nostro tempo. Beh sì, lei ha citato insomma un libro che è appunto Limits to Growth, Limiti alla crescita, che appunto metteva in evidenza come l'impatto del genere umano sul pianeta ci avrebbe portato, insomma, diversi decenni dopo, ad una situazione di grave scompenso per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, per quanto riguarda la disponibilità di cibo, per quanto riguarda anche quelle che sono le dinamiche climatiche. E sono tutti aspetti che 50 anni dopo ci ritroviamo in effetti a vivere in maniera abbastanza drammatica, tanto che il modello che venne utilizzato poi da Forrester e dai suoi studenti per le predizioni dei limiti allo sviluppo fu anche definito successivamente l'oracolo elettronico in un altro libro, sempre di Donella Meadows. Comunque, ecco, quindi lei diciamo è consapevole e comunque è convinto del valore quindi di un approccio di pensiero di questo genere, che poi si traduce anche, come fece Forrester, in una metodologia di modellazione molto utile per la predizione dell'andamento nel tempo dei sistemi. Quindi certamente avrà avuto modo nella sua lunga carriera, immagino, di confrontarsi spesso con queste tematiche e con qualche esempio anche delle sue tratto dalle sue trasmissioni, immagino. Sì, guarda, io dicevo che avevo fatto quel programma che mostrava proprio questo modo di pagare, erano 5 puntate, poi feci altre 2 serie intitolate Nel buio degli anni luce, anche quelle orientate sempre a mostrare questa nuova filosofia. Scrissi 2 libri, La vasca d'Archimede e Nel buio degli anni luce, che tra l'altro in particolare Nel buio della luce fu molto diffuso nelle scuole. Il problema è che queste cose si leggono, si approvano anche, non sempre.
però poi finisce lì. Non riescono a tradursi in azioni politiche, in mentalità, in cultura. La cosa che mi ha sempre colpito è che anche gli intellettuali, che pure dovrebbero essere quelli che vedono più lontano, che guidano un po' sul pennone e dicono dove andare, di queste cose se ne occupano pochissimo. Tutta la nostra cultura, lo vediamo anche nella scuola, è orientata verso il passato. Se lei pensa all'insegnamento scolastico, storia, storia della filosofia, storia dell'arte, greco, latino, letteratura, tutta roba con retrovisore. Poi le materie scientifiche, fisica, chimica, biologia, matematica, ma non la scienza, non il metodo, non la filosofia, non solo della scienza, ma della tecnologia. Perché il problema poi di fondo, ed è questo che io ho sempre avuto come filo conduttore nei miei libri, queste situazioni nuove sono determinate dall'ingresso delle tecnologie. Quando le ruote hanno cominciato a girare, prima nei campi, poi nelle officine, e poi nelle strade, nelle case, tutto è cambiato di colpo nel giro di due generazioni. E quindi culturalmente non siamo attrezzati per questa accelerazione. E occorre non solo un pensiero, una filosofia diversa, ma occorrono tecnologie che siano capaci di contrastare gli effetti negativi che il cattivo uso della tecnologia provoca. Ecco, questo è un grosso problema che riguarda proprio l'educazione, l'informazione. Devo dire che le ultime parole sono state decisamente illuminanti. La capacità di valutare gli impatti delle tecnologie e di riportare possibilmente, o anzi di portare nelle scuole, quello che potrebbe essere una capacità appunto di valutare gli impatti delle proprie scelte, delle proprie decisioni, anche dell'inserimento di nuove tecnologie, è probabilmente uno degli aspetti che il pensare per sistemi e l'utilizzo di metodi e modelli per appunto la previsione attraverso la simulazione potrebbero aiutarci a fare. Cito semplicemente, perché lo ha citato lei, un progetto che in questo momento il Charter Italiano della System Dynamics Society sta portando avanti nelle scuole per insegnare a giocare a scacchi ai bambini e attraverso l'utilizzo degli scacchi far emergere tematiche di pensiero sistemico, quindi di guardare avanti, valutare gli impatti delle scelte, eccetera. Certo, questo deve essere la base attraverso l'informazione, e purtroppo l'informazione, se noi guardiamo i titoli dei giornali, sono tutti emotivi, basati sulle cose che incontriamo oggi, nel presente. Pochi si occupano del medio termine, non parliamo del lungo termine, l'informazione quindi che si deve adeguare. La cultura che deve essere capace di elaborare idee nuove su questo campo, la scuola, la televisione, cioè questo gruppo di cose, se non agisce insieme cercando di modificare l'opinione pubblica, poi i politici hanno difficoltà, anche se sono illuminati. Io ricordo che andai una volta con Peccei a Salisburgo, in Austria, per un convegno. Lui era riuscito a mettere insieme in quell'occasione 11 tra capi di Stato e di Governo, una cosa importante, spiegando loro tutte queste cose. E alla fine gli chiesi se avevo parlato poi con queste persone. Si dice,
Ho parlato con uno in particolare, non mi ha detto chi, e mi ha detto: ma cosa, come ha reagito? Mi ha detto: guardi, io sono perfettamente d'accordo con quello che lei dice, ma se lo applicassi sarei fuori dalla politica in 3 mesi. Questo. E allora bisogna agire sui politici, ma i politici hanno le mani legate. Perché pensano alle elezioni, agli elettori. Bisogna creare, come è stato per l'ambiente, una corrente di pensiero nell'opinione pubblica, nei giovani, negli intellettuali, nelle persone che hanno a cuore questo futuro del loro paese. Cioè, quando si parla di futuro, adesso sono usciti degli studi demografici su quello che sarà l'Italia. Il mondo in generale, ma che l'Italia nel 2100, cioè la fine del secolo, che sembra lontanissimo. Ma se lei fa il conto, i ragazzi che oggi vanno alle scuole elementari e persino in prima media, alla fine del secolo saranno più giovani di me. Cioè questo secolo se lo prendono tutto sulle spalle. L'Italia sarà ridotta a 28-30 milioni di abitanti, di cui una grandissima parte persone anziane che non lavorano più e studenti che non lavorano ancora, molti giovani emigrati, quelli più in gambe, più bravi. E allora i genitori che si occupano tanto del futuro dei loro figli non ci pensano a queste cose qui, non pensano che sarà una società in cui l'Italia sarà un paesino senza più alcun peso, avrà, secondo queste proiezioni, pubblicate dall'ANSES, è uno studio dell'Università di Washington, fatto seriamente, sarà come PIL, cioè prodotto interno lordo, meno dell'Olanda, sarà al 25° posto, mentre i nostri competitor, Francia, Germania, Regno Unito saranno sempre nei primi 10, avranno sempre 60 milioni di abitanti e un reddito che sarà compatibile con questo loro sviluppo. Cioè, veramente, noi se non prendiamo una svolta di pensiero innanzitutto diffusa che permetta poi ai politici di agire. Abbiamo un futuro perlomeno incerto, ecco, certamente non roseo. Beh, lei ha citato appunto questo studio che chiaramente vede chi è già in una posizione così preminente, predominante, probabilmente ne avrà sempre di più. Questo peraltro è proprio uno degli archetipi sistemici di cui ci racconta Donella Meadows, che si chiama Successo a chi ha successo, e quindi in qualche modo si entra in una sorta di spirale. Che di fatto porta, diciamo, maggiori benefici a chi maggiori benefici continua ad avere in questo momento. E diciamo, da queste spirali se ne esce, come dice lei, con un cambiamento, con una visione probabilmente politica completamente diversa che possa portare ad una pianificazione di lungo termine, non a voler, come appunto abbiamo detto, sfruttare l'oggi ma pianificare il domani e anche con un cambiamento sociale però radicale a livello globale perché chiaramente ci sono tutta una serie di valori e di situazioni che oggi ci portano tutti a vivere in un certo modo e quindi ad una situazione anche di questo genere. Quindi ragionando per sistemi, secondo lei potrà il genere umano trovare una via sostenibile verso uno sviluppo che peraltro ci consenta anche di non danneggiare ulteriormente e in via irreparabile questo pianeta? Guardi, la cosa è fattibile, bisogna farla. È tutto lì il problema. Ci sono le soluzioni. Se
se ne parla in tutti i convegni, ci spiega come bisogna fare, le decisioni da prendere, i comportamenti, le tecnologie, sappiamo tutto. Però il problema è passare dal dire al fare. C'è di mezzo altro che il mare qui. Va bene, dottor Angela, io penso che, come sempre, la sua presenza e le sue riflessioni sono illuminanti. Già con questa intervista avremo tanto su cui riflettere, diversi spunti su cui dibattere nel resto della giornata di studi. Io non posso che ringraziarla nuovamente, sono stato felice di averle consegnato qualche tempo fa la copia del libro di Daniela Medos, Pensare per Sistemi. Recentemente .org e il chapter italiano della System Dynamics hanno anche portato nuovamente in libreria un altro libro importante che è La Quinta Disciplina di Peter Senghi, che è un altro degli studenti, degli ex studenti di Forrester, che si è occupato dell'applicazione di questa metodologia e di questo approccio a livello organizzativo. Spero chiaramente di vederla presto in televisione e non so, ci può dire quando riprenderanno le prossime puntate di Superquark? Noi abbiamo messo poco online un secondo ciclo di 10 puntate di Superquark più, che è un nuovo prodotto che va solo sul web e che affronta vari argomenti, e stiamo preparando un'altra serie e poi ci sarà il Superquark. Benissimo, la ringrazio. Ovviamente laddove lei volesse trattare il tema della dinamica dei sistemi e del pensare per sistemi in una delle sue trasmissioni, saremo ben lieti di darle tutto il supporto scientifico che questo potesse, diciamo, da cui potesse dire. Grazie mille e buona continuazione di giornata e grazie ancora per la sua presenza oggi qui con noi. Ben ritrovati, diciamo, dal ipervirtuale al virtuale, e a partire ritorniamo, dicevo, dall'ipervirtuale al virtuale, e a partire da questa intervista che entra proprio con quello sguardo di lungo periodo invocato da Piero Angela nello spartito di questa nostra giornata di studio, lasciando a noi la responsabilità di farne risuonare insieme il senso, il significato e lo sviluppo anche nella sessione domande e risposte cui siete tutti invitati nel corso della tavola rotonda. Ascoltiamo in chiave accademica una riflessione di Stefano Armenia, come dicevo in apertura, autore del lavoro monografico The Value of System Thinking and System Dynamics in the Management of Complex Organizations, realizzato nell'ambito delle attività di ricerca della rete internazionale.org. Prego Stefano. Grazie Luigi, stavo caricando la presentazione. Allora, chiaramente io farò un intervento prendendo spunti dall'intervista fatta a Piero Angela. Chiaramente avete visto che ero visivamente emozionato, però insomma è stata sicuramente un'intervista per me densa di spunti. E proprio da alcune delle frasi di Piero Angela vorrei partire per introdurre alcuni dei concetti alla base del system thinking e della dinamica dei sistemi, e quindi del pensare per sistemi, in maniera tale che possa costituire anche un po' un fil rouge del dibattito molto atteso, devo dire, che poi si svilupperà all'interno della tavola rotonda coordinata dal professor Sicca.
Dunque, una delle prime così, frasi che mi è rimasta impressa è appunto la seguente: insegnare la scienza è il metodo della scienza, non le nozioni quindi, ma la metodologia. Ora, questo tema ci porta a sostanzialmente diciamo un altro, cioè a tutta un'altra serie di grandi problemi risolti dell'umanità che continuano ad essere irrisolti forse proprio a causa di questo assunto, di questo concetto appunto citato anche dal dottor Angela. I grandi problemi irrisolti dell'umanità li conosciamo bene, li vediamo anche rappresentati qui, peraltro in una survey del 2011, quindi se volete datata, ma ahimè drammaticamente attuale: conflitti armati, terrorismo, povertà, fame, mancanza di acqua, economia in crisi, popolazione in crescita. Disponibilità o necessità di disponibilità di energia crescente, accelerazione nel consumo di risorse primarie. Ogni anno consumiamo sempre un po' prima durante l'anno le risorse del pianeta per quell'anno, i cambiamenti climatici e, dulcis in fundo, diffusione di malattie infettive e pandemie. Ecco, la scuola in sostanza dovrebbe prepararci a risolvere questi problemi complessi, ma in realtà non lo fa e vedremo adesso per quale motivo non riesce a farlo. E quali sono questi problemi complessi? Questo rappresentato qui è un altro dei problemi complessi che potremmo prendere ad esempio, no? Quindi gli Stati Uniti consumano da soli più del 20% delle riserve mondiali di petrolio eppure ne possiedono solamente il 2%. Quindi ogni nazione consuma più di quanto possiede. Allora, quali fattori determineranno il momento in cui raggiungeremo il picco del petrolio, cioè il momento in cui avremo il massimo tasso di estrazione dopo il quale si entrerà in una fase di declino terminale dell'utilizzo di questa risorsa? Ecco, questi sono problemi che dovremmo porci, a cui dovremmo dare risposta. In parte questa risposta la si sta dando attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, come ad esempio le tecnologie rinnovabili, che hanno anche degli impatti sull'aspetto della sostenibilità. I problemi complessi sono ovviamente causati da sistemi complessi e i sistemi complessi tendono a sorprenderci per diverse ragioni. A causa della presenza di relazioni non lineari tra causa ed effetto, lo vedremo, a causa della presenza di feedback, e vedremo che cos'è, a causa della presenza di ritardi tra azione e reazione, e anche a causa della resistenza al cambiamento, alle politiche o alle strategie. Nel caso di relazioni non lineari tra causa ed effetto, immaginate di essere un contadino che ha necessità di ottenere sempre un maggior raccolto e quindi lui inizia ad applicare del fertilizzante. Inizialmente, in questa fase, vedete qui, iniziale, all'aumentare diciamo, dell'applicazione di fertilizzante, lui riesce a notare quello che a lui sembra un incremento lineare nella sua capacità di ottenere raccolto alla fine del periodo di crescita del bene. Ecco, chiaramente la volta dopo dice, vabbè, ha funzionato la volta precedente, questa volta io ne applico un po' di più, magari 2 volte tanto, così ottengo 2 volte il raccolto. Applica 2 volte tanto fertilizzante e inizia a notare che non è che esattamente la ciambella è venuta fuori con il buco, cioè vale a dire l'incremento non è stato proporzionale nel raccolto all'applicazione di fertilizzante. Quindi cosa fa? Si incarognisce e inizia ad applicarne di più, pensando di aver sbagliato qualche cosa e immaginando che la relazione lineare che lui si aspettava dovrebbe sussistere in qualche modo. E quindi inizia a mettere sempre più fertilizzante fino a che non arriva in un punto in cui in realtà questa applicazione di fertilizzante diventa sostanzialmente inutile e addirittura dopo un po', vedete a quest'altro estremo sulla destra, addirittura dannoso in quanto il sistema è inquinato, il terreno è stato inquinato dall'applicazione del fertilizzante. Quindi vedete, l'assunzione di relazione lineare ha portato in realtà ad ottenere un grosso problema e una resistenza alla politica da parte del coltivatore che quindi voleva cercare di ottenere un certo risultato, ma ha ottenuto addirittura quello contrario. I sistemi sono anche fortemente controintuitivi a causa della presenza del feedback. Il feedback, noto come feedback in inglese, ma in italiano noto anche come controreazione, è un meccanismo attraverso il quale una variabile sostanzialmente influenza se stessa passando per altre variabili.
Immaginate ad esempio al conto corrente che influenza se stesso attraverso, vabbè, una volta c'era, attraverso il tasso di interesse. Ok? Ecco, ci sono tantissime dinamiche, che sono governate da feedback, che possono essere feedback positivi o di crescita, esponenziale, o anche feedback negativi che quindi consentono di controllare meglio il sistema. Qui avete due esempi, uno di questi lo conoscete molto bene, è la crescita esponenziale dei casi totali di coronavirus nel mondo. Vedete che se noi ci affidiamo all'andamento iniziale del feedback, scusatemi, del sistema, del numero quindi in particolare dei casi all'inizio di questa curva, saremmo tentati di pensare che questa crescita sia lineare o comunque molto bassa. Nel momento in cui ci rendiamo conto, più o meno qui, che la crescita invece è esponenziale, è troppo tardi. Ecco perché è importante saper riconoscere la crescita esponenziale. Poi l'altro esempio è un esempio che faccio spesso, del laghetto di ninfee, che ha una dinamica assolutamente equivalente, cioè le ninfee raddoppiano la loro dimensione, ogni istante di tempo, immaginate che sia un mese, quindi ogni mese le ninfee raddoppiano la loro superficie. Per cui se voi volete evitare che il vostro laghetto venga ricoperto di ninfee, nel momento in cui notate che il laghetto è a metà di copertura da parte delle ninfee, probabilmente è troppo tardi perché il mese dopo sarà di nuovo completamente coperto. I comportamenti controintuitivi dei sistemi derivano anche dalla mancata comprensione dei ritardi e quindi nel momento in cui voi cercate e applicate una soluzione senza averne valutato gli esiti ex ante, possibilmente attraverso ciò che succede grazie al comportamento e alla struttura del sistema, potreste trovarvi in situazioni molto più gravi di quelle che avete tentato di risolvere, come nel caso del signore che cerca di sedersi e farsi spazio, ma in realtà tra poco in qualche modo avrà un problema decisamente maggiore. In più i sistemi sono controintuitivi anche perché resistono alle politiche. Immaginate, dopo aver fatto gli agricoltori, dopo aver fatto gli epidemiologi, di farvi una bella vacanzetta sul fiume e di cadere però sfortunatamente da una cascata di questo genere. Nel momento in cui arrivate proprio qui sotto nell'occhio della cascata, la prima cosa che cercate di fare è mettervi in salvo il prima possibile. E nella maggior parte dei casi la politica, la strategia che si mette in atto è quella di nuotare velocemente verso la riva. In realtà in superficie la struttura di questo sistema prevede una corrente che vi riporta indietro verso la cascata. E quindi più nuotate e più vi affaticate, e più vi affaticate e più andate nel panico, e più andate nel panico e più nuotate velocemente, e più nuotate velocemente e più vi affaticate e più andate nel panico, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine siete costretti a tornare indietro e a soccombere. Mentre invece, conoscendo la struttura del sistema e immergendovi sott'acqua, la medesima corrente che in superficie vi riporta verso la cascata, sott'acqua vi spinge lontano. E quindi con una comprensione del sistema siete in grado di trovare una soluzione cosiddetta ad alto effetto leva. Altra frase di Piero Angela che mi ha particolarmente colpito, se ne parla tanto anche a proposito dell'ambiente, però alla fine, e lo vediamo anche nelle politiche attuali, quello che prevale è l'esigenza del momento. Immaginiamo che anche in questo caso c'è un problema che è un problema tipico dell'essere umano, che è quello della razionalità limitata. Cioè nel prendere decisioni la razionalità degli individui è limitata dalle informazioni di cui dispongono. Immaginate anche qui di essere un pescatore. Voi andate a pesca e ciò che volete fare sostanzialmente è portare a casa il pescato del giorno cercando di portarne il più possibile. Ci sono anche altri pescatori però nella vostra area di mare. E nessuno di voi pescatori si pone il problema di quanto pesce in realtà sia pescabile in quell'area di mare. E quindi qui si entra in quella che è un dilemma noto come la tragedia delle risorse comuni e anche qui in un altro archetipo sistemico che Peter Senge descrive molto bene, anche Donella Meadows nei loro libri, di successo a chi ha successo. Cioè chi inizia a prendere più pesce è quello che potrà investire di più e prendere sempre più pesce. Mentre siccome la risorsa è limitata, chi ne prende di meno prima o poi sarà destinato a soccombere. Anche questo fa parte di dinamiche del sistema che però il pescatore non conosce normalmente. Quindi ci sono tutta una serie di modelli, anche mentali, che noi ci portiamo dietro che influenzano il nostro modo di pensare e questo modo di pensare in qualche modo,
diciamo, mettiamo in pratica nelle nostre decisioni quotidiane. Per modificare i nostri modelli mentali, è possibile imparare a pensare per sistemi. Il problema è che noi siamo dei pensatori lineari in un mondo che invece è inerentemente circolare. Questo è una comic strip presa da Dilbert, famosa, diciamo, negli Stati Uniti, e questo è un esempio tipico di circolarità, per cui Dilbert va dal suo capo e dice: il nostro sistema di approvazione del budget non funziona, c'è un processo per apportare delle modifiche, ma io non lo conosco. Potrei imparare il processo facendo un corso. Però il problema è che avrei bisogno di un processo per approvare il corso, ma per approvare il corso avrei bisogno di cambiare il nostro budget e il nostro sistema di modifica al budget non funziona. Qui vedete la circolarità. Dopodiché Bilbert va avanti anche con una cosa molto più interessante che riprende anche alcuni spunti del dottor Angela. Non potrei nemmeno avere questa conversazione perché in realtà mi caricherei troppo dei miei overhead amministrativi. Quindi, come dire, è meglio che io non perda. Che io non perda tempo a risolvere un problema reale, ma che vada a far fingere di portare un altro progetto che ci porti i soldi alla mia postazione. Quindi, come vedete, questo è il concetto di mettere la polvere sotto il tappetino nel momento in cui ci si rende conto a volte di essere in una spirale. Faccio un altro esempio, diciamo, sui modelli mentali: modello mentale esogeno verso modello mentale endogeno. Il punto di vista esogeno tipicamente è un punto di vista che prevede una relazione, abbiamo detto, lineare. La circolarità si introduce nel momento in cui noi ampliamo la nostra prospettiva. Per cui in questo caso Sam è sempre aggressivo verso Pam, è sempre colpa sua, e se fosse più gentile la vita di Pam sarebbe migliore. Quindi vedete che c'è una relazione, un impatto tra il comportamento di Sam e i sentimenti di Pam. Però se noi ci mettiamo da un punto di vista endogeno, in questo sistema andrebbe considerato incluso anche il comportamento di Pam. E quindi vedete che nel momento in cui Pam viene ferita, anche Pam inizia ad avere un comportamento nei confronti di Sam, che quindi andrà nuovamente a incrementare il comportamento cattivo di Sam nei confronti di Pam, e via dicendo, generando questo ciclo cosiddetto rinforzante. Un'altra delle cose dette da Piero Angela, peraltro c'è una cosa interessante proprio sui limiti dello sviluppo, una tabella. A nessuno interessa futuro. Ecco, questo è il vero problema del nostro tempo. Questa è una tabella presa dai limiti allo sviluppo, dove si andava a valutare la sensazione delle persone rispetto a quello che è l'impatto sul futuro. I limiti alla crescita ne hanno parlato chiaramente. E tra l'altro ci hanno mostrato proprio come questa nostra miopia ci sta portando verso dei gravi problemi dal punto di vista ecologico, ambientale e globale. Vedete come da questa immagine nel 2100 la nostra popolazione appunto sarà destinata a crollare, così come ci diceva anche il dottor Angela, come le risorse tenderanno ad andare sempre più decremento, la disponibilità di cibo dopo un inizio, chiaramente dopo un incremento importante, anch'essa diminuirà a causa della mancanza proprio delle risorse per produrlo. Quindi, e concludo Luigi, in qualche modo ci dobbiamo porre questo problema e molto spesso, appunto, come diceva anche il dottor Angela, dobbiamo iniziare semplicemente a farlo. Quindi l'errore non è nel nostro destino, ma è in noi stessi. Il nemico sostanzialmente siamo noi. Finché non cambieremo il nostro modo di pensare, purtroppo saremo destinati a subire le dinamiche di un sistema che chiaramente vediamo da un punto di vista, ad esempio, della pandemia, ma che a livello globale sarà addirittura molto più pesante poi con i cambiamenti climatici. Per cui formare le nuove generazioni a pensare per sistemi, ce lo raccontava Albert Einstein, i problemi di oggi non saranno certamente risolti dal livello di pensiero che li ha causati. E ce l'ha ricordato anche Piero Angela, tutta la nostra cultura, lo vediamo anche nella scuola, è orientata verso il passato, tutta roba con il retrovisore. Io vi ringrazio, spero di avervi dato qualche elemento di riflessione e di spunto per la tavola rotonda imminente. Questi sono alcuni dei testi e dei riferimenti presi a spunto ovviamente per l'intervista al dottor Angela e anche per queste riflessioni. Grazie mille. Apriamo la tavola rotonda che segue.
metodo e una sottostante epistemologia costruttivista in dialogo con il pensiero sistemico, per cui un oggetto, un qualunque oggetto, senza risolvere oggi il nodo gordiano del distinguo se sia un oggetto di natura o di cultura, ogni oggetto, dicevo, non esiste come verità in quanto tale, ma attraverso gli occhi dell'altro, espressione non mia, ma è un'immagine del fisico cibernetico Heinz von Förster, che anticipava il lavoro del Berger e Luckmann a fondamento del costruttivismo nelle scienze sociali. E con questa impostazione, lo stesso titolo della giornata, Pensiero sistemico tra organizzazione aziendale e sostenibilità, sarà il nostro oggetto da esplorare anche con il contributo delle domande che verranno dal pubblico, sarà la nostra traccia letta e filtrata attraverso il cristallino di plurali prospettive intradisciplinari nel corso della tavola rotonda, quindi in verticale, in profondità, perché l'etichetta organizzativa, l'organizational label, di cui ciascuno di noi è portatore nel proprio agire quotidiano, oltre che nei rispettivi contesti accademici, è uno sguardo sul mondo. Questo in fondo è il mestiere delle etichette, in linea con i limiti della tradizione di marca crociana e gentilizia a cui Piero Angela faceva riferimento parlando dell'istruzione scolastica, laddove si distingue in chiave un po' manichea tra cultura e scienza. Come dire, ci ammonisce anche a fare il mare. Il nostro mare e il nostro fare università è il mare in cui navighiamo, che ci impegna eticamente a passare per il confronto incrociato di sguardi su questa etichetta, sul titolo della giornata di oggi. Leggeremo quindi Pensiero sistemico tra organizzazione aziendale e sostenibilità attraverso gli occhi dell'economia e gestione delle imprese, qua rappresentata dall'amico ultradecennale Sergio Barile, così come attraverso gli occhi dell'organizzazione aziendale, con il collega di raggruppamento Nunzio Casalino, che svolge attività di ricerca nel campo prevalentemente, tra gli altri, della pubblica amministrazione, attraverso gli occhi dell'economia e della politica industriale, con il professor Enrico Giovannini, ordinario presso l'Università di Roma Tor Vergata, per continuare con lo sguardo del titolare della prima cattedra italiana di Decision Making e For Sustainable Development Goals, la professoressa Patrizia Lombardo, ordinario al Politecnico di Milano. Quindi con lo sguardo dell'ecologia applicata e modellistica del maestro Stefano Mazzoleni. E mi piace dire qua maestro, ma naturalmente qui da noi in Federico II, ordinario della disciplina che ho appena menzionato, perché Stefano è anche autore dell'immagine realizzata che avete visto poc'anzi nella copertina dell'edizione italiana della quinta disciplina di Peter Senge. Mi fa piacere annunciare, con un po' di in anteprima, che nelle prossime settimane uscirà una nuova edizione del volume di Peter Senge, che vede la quarta parte arricchita da una serie di approfondimenti di casi aziendali tipicamente italiani, uno per tutti, Poste Italiane, con un intervento del capo della funzione risorse umane, il dottor Pierangelo Scappini, e altre eccellenze come Ferrarelle e Laminazione Sottile. Seguirà dunque a questo giro di lavori della tavola rotonda l'intervento, chiuderà questa tavola rotonda, l'intervento del professor Edoardo Mollona, ordinario di economia aziendale all'Università di Bologna, a cui saranno poi comunque consegnate le conclusioni degli interi lavori. A questo punto io prego ciascuno dei relatori di attenersi al primo giro di tavolo
rigorosamente dentro i 5 minuti, senza dovermi saltare la parte del cattivo, in modo da poter poi raccogliere in chat le domande che mi arriveranno filtrate direttamente dalla regia e quindi tutte le suggestioni della comunità. E sulla base delle domande che arriveranno, attivare dagli stimoli del pubblico lo giro di tavolo e quindi consegnare il testimone al professor Mollone che attraverso il suo sguardo e la sua storia di ricerca testimonierà come anche quell'etichetta economia aziendale, di cui lui è portatore, dice di mondi di ricerca molto ampli, ricchi e variegati, che possono essere intramati proprio attraverso una solida formazione del pensiero sistemico, come testimoniato già nell'immagine, proprio forse quella degli scacchi, proposta da Piero Angela. Apriamo dunque con il professor Sergio Barile, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all'Università di Roma La Sapienza. Prego, Sergio. Sì, grazie, grazie. Buonasera a tutti, grazie Luigi Maria, grazie Stefano per questo invito. È con molto piacere che sono qua con voi ed è con molto piacere che ho ascoltato le vostre considerazioni. Come molti di voi sanno, da anni, diciamo, il nostro gruppo di lavoro in Sapienza, ma in altre università italiane, porta avanti lo sviluppo di quello che viene definito approccio sistemico vitale. E io nei 5 minuti che Luigi Maria mi assegna per questa prima tornata vorrei proprio accennare agli argomenti trattati nell'ottica sistemico-vitale. Partirei, Stefano, da una considerazione che riguarda la tua affermazione: i problemi complessi scaturiscono da sistemi complessi, dicendo che probabilmente i problemi complessi scaturiscono da sistemi i quali hanno perso l'omeostasi, perciò sono complessi. E che significa che hanno perso la loro omeostasi? Che hanno perso il loro equilibrio, che necessariamente le condizioni di contesto non consentono a quei sistemi di funzionare come prima. Il caso che viviamo oggi nel nostro paese è tipicamente di un sistema che ha perso l'omeostasi. E allora mi ricollego a cose che sono state dette anche da Piero Angela. Cioè, beh, a quel punto noi agiamo col retrovisore, parliamo di esigenza del momento. Che significa questo? Significa innanzitutto che il nostro approccio è di tipo deterministico, causalistico. Noi cerchiamo necessariamente di scoprire perché siamo in una certa situazione guardando al passato, ma l'errore più grande probabilmente è non capire che noi focalizziamo sull'obiettivo. E perché forse focalizziamo sull'obiettivo? Perché, cari amici, tutti sappiamo che nel decision making, nel management, disciplina alla quale io faccio principalmente riferimento, noi dobbiamo badare a qualcosa che sia misurabile. Ma attenzione, qual è il portato dell'obiettivo? Da dove deriva? Ebbene, l'obiettivo deriva dalla finalità. L'obiettivo necessariamente nasce in un ambito diverso, che è quello che esprime la finalità per la quale, per esempio, tutti noi siamo qua oggi. Certo, l'obiettivo è portare avanti questa nostra discussione, ma perché siamo qui? Perché siamo venuti? Se recuperiamo il perché siamo venuti, anche se la nostra discussione di oggi dovesse cadere, ci rivedremmo altrove. Perché non è più importante l'obiettivo, è importante la finalità. Ma attenzione, la finalità non si lega a fattori misurabili, ma si lega a quelli che Angela diceva non ci sono: politiche, mentalità, cultura e io direi anche qualcosa che ha detto Luigi Maria, sentimenti. Queste potremmo definirle proprietà essenziali. Attenzione, non essenziali, essenziali, nel senso che queste proprietà sono assenti nel dibattito scientifico sulle decisioni. Noi da sempre ci siamo disinteressati delle finalità, focalizzando sull'obiettivo. E focalizzare sull'obiettivo non ci consente altro che discuterci addosso con criteri vecchi, basati su schemi vecchi, che ci impediscono di pensare ad una soluzione attuale. Mi fermo sperando di essere stato nel tempo. Grazie Sergio, sei stato perfettamente in questo, consenti al pubblico collegato di scaldare i motori per preparare le domande da inviare alla regia che mi gireranno e quindi chiederò a Nunzio Casalino
In questo, diciamo, l'ordine alfabetico mi aiuta a seguire anche un'intramatura di senso, di intervenire attraverso la propria etichetta, che è quella dell'ordinario di organizzazione aziendale, attento al mondo della PA, ai processi di implementazione di un pensiero sistemico nella PA, cosa molto cara a tutti noi in questo momento storico che stiamo vivendo. Prego, Nunzio. Grazie Luigi. Sempre 5 minuti, Nunzio, mi raccomando. Sì, va bene, grazie Luigi. Dicevo, buonasera a tutti, ringrazio naturalmente il rettore, il professor Mariani, i colleghi Luigi e soprattutto il carissimo amico Stefano per avermi coinvolto in questo bellissimo evento. Saluto il professor Barile e tutti gli altri. E, come è stato anticipato, l'obiettivo del mio intervento è darvi un punto di vista organizzativo di quello che può essere l'impatto del pensiero sistemico, soprattutto per quanto riguarda la presa delle decisioni nel breve, medio e lungo termine. Come qualcuno di voi naturalmente immagina, l'organizzazione aziendale è una materia complessa, multiforme, parecchio articolata. Coinvolge discipline come l'economia applicata, il management, la sociologia, la psicologia, la psicotecnica. E naturalmente le organizzazioni sono delle entità sociali, ricordiamocelo sempre, composte da persone, quindi con i diversi punti di vista, guidate da obiettivi, spesso anche in conflitto tra loro, progettate come sistemi di attività deliberatamente strutturate e coordinate. E soprattutto che interagiscono con l'ambiente esterno. Va considerato che le organizzazioni devono mettere, nascono per questo, devono mettere insieme delle risorse per raggiungere gli obiettivi e i risultati desiderati. Prendono continuamente decisioni, come ci insegna il carissimo Herbert Simon. Le organizzazioni hanno lo scopo di ovviare proprio ai limiti della razionalità individuale. E le organizzazioni sorgono per migliorare i processi decisionali. Devono combinare attività umane e tecnologie, vedremo poi magari nel secondo giro di tavolo, vorrei farvi anche un cenno di alcuni esempi di tecnologie adottate nella pubblica amministrazione che impatto stanno avendo poi da sistemico nella società italiana. Devono produrre beni e servizi in maniera possibilmente efficiente e devono favorire l'innovazione. Quindi, come vedete, gli attori e le variabili coinvolte sono davvero molteplici, soprattutto per quanto riguarda la presa di decisioni nel breve, come vi ho detto, medio e lungo termine. A me è piaciuto moltissimo un articolo che lessi diversi anni fa, intitolato Using Systems Thinking to Increase the Benefits of Innovation Efforts di Daniel Aronson, che introduceva appunto il tema dei benefici che il pensiero sistemico può apportare nelle decisioni strategiche aziendali. Soprattutto ad ogni livello e ad ogni tipo di organizzazione, di tipo sociale, politico o istituzionale. Il ruolo dell'innovazione, volto appunto all'incremento della produttività, cercare di raggiungere e superare quella che è una realtà complessa, quale è quella abitualmente osservata e considerata da molti. È chiaro che per tutta una serie di visioni limitate, o diremmo noi lineari, ci viene a supporto il pensiero sistemico, che è un campo di studi, come abbiamo già visto e abbiamo avuto modo già di ascoltare dai colleghi precedenti, orientato proprio alla comprensione dei sistemi dinamici complessi, quali sono quelli umani, che appunto studiamo noi in organizzazione, per identificare e naturalmente indirizzare anche efficacemente gli interventi e gli sforzi di innovazione. È chiaro quindi che se vogliamo guardare il contesto della PA, in generale cosa succede? Io lo vedo tutti i giorni perché comunque mi confronto con dirigenti, mi confronto con altri colleghi che si scontrano con la burocrazia, che si scontrano contro quelle che sono le logiche diciamo, orientate alla serialità del servizio o dell'erogazione del servizio. Qual è l'obiettivo? Cerca di Su questo di convergere almeno per il primo giro di tavolo su questo punto, ok? Così non dobbiamo spazio. No, concludi serenamente, ma lasciamo spazio a chi viene dopo. Grazie.
E quindi, dicevo, nella PIA cosa succede? È chiaro che si va quasi sempre alla ricerca di una soluzione, che naturalmente, ripeto, poi ne avremo modo anche di approfondire dopo, apparentemente logica, quasi sempre scontata. E quindi si va a curare sempre l'effetto, come diceva il caro amico Stefano, no? L'effetto di una causa che è velocemente applicabile e altrettanto velocemente ottiene dei risultati iniziali a breve termine. Io mi fermo qui oggi, poi eventualmente approfondiamo meglio questo tema. Grazie. Grazie Nunzio, torneremo senz'altro a riaprire un secondo giro di tavolo a partire dalle domande. Adesso abbiamo in campo una nuova etichetta organizzativa di cui è portatore il professore Enrico Giovannini, che ci porterà il suo sguardo e lo sguardo delle sue discipline al titolo della giornata di oggi, pensiero sistemico e sostenibilità. Prego, professor Giovannini. Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie dell'invito e soprattutto di questa riflessione sul pensiero sistemico. È una riflessione, come si può dire, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, perché basta leggere l'ultimo piano nazionale, la bozza di piano nazionale di ripresa e resilienza, per capire cosa succede quando uno non ha un pensiero sistemico. E capire dunque come si assemblano dei pezzi senza in realtà necessariamente avere una visione di insieme. Scusate, c'è un rumore terribile, qualcuno forse dovrebbe... Ecco, perfetto, grazie. Pensiero sistemico è facile a dirsi, naturalmente, molto meno a farsi, ma è esattamente quello che consentì al Club di Roma nel 1972 di pubblicare il rapporto sui limiti alla crescita. È qualcosa a cui siamo disabituati, anche perché non lo insegniamo nell'università. È qualcosa a cui siamo disabituati in termini di programmazione, perché tra l'altro in Italia non abbiamo un istituto di studi sul futuro e di programmazione strategico. Insomma, siamo così disabituati ad avere questo pensiero strategico nelle istituzioni che quando si tratta, come in questo momento, di immaginare il nostro futuro avendo una disponibilità di fondi straordinaria, non è chiaro come i vari pezzi possano stare insieme. Questo vale naturalmente anche nelle aziende e vale soprattutto nelle aziende che hanno fortemente creduto al direi turbocapitalismo, al neoliberismo degli ultimi 40 anni. Vi faccio un esempio per tutti, lo cito spesso, un ex presidente di una delle maggiori banche italiane raccontava che lui sapeva che un giorno sarebbe andato all'inferno. Perché raccontava? Quando il giorno della morte avrebbe incontrato Dio e Dio gli avrebbe fatto la lista di tutti i suoi peccati e gli avrebbe perdonati tutti, eccetto uno, quello di aver chiuso l'ufficio studi della banca. Perché diceva, io l'ho fatto, un economista, profondamente convinto che tutto quello che dovevo sapere per fare le mie scelte me l'avrebbero detto i mercati. Quante imprese ragionano così e hanno ragionato così? Quanta povertà intellettuale abbiamo avuto rispetto agli anni Ottanta, in cui c'erano fior fiori di centri studi nelle banche, nelle imprese e così via. Ecco, oggi ci troviamo scoperti, ci troviamo abbastanza fragili, ci troviamo vulnerabili, eppure, come canterebbe Cocciante con una canzone di un po' di anni fa, era già tutto previsto, non che avremmo avuto una pandemia come quella che abbiamo avuto in questi mesi, ma che una pandemia sarebbe scoppiata, lo sapevamo, eppure non ci siamo preparati coi piani pandemici, e potrei continuare. Allora, tre considerazioni per concludere questo primo giro. Come per gli atleti, il pensiero sistemico si impara con la pratica,
e o viene spontaneo e automatico quando sei sotto pressione, oppure non è che corri a studiare un libro e improvvisamente ne assumi e ti impadronisci dei suoi principi. Lo dico perché è una debolezza che si colma negli anni, e questo sia a livello di educazione, sia a livello di pratica, sia a livello di politica, e lo abbiamo visto anche nel modo con cui il nostro governo ha reagito a questa crisi, stanziando quasi 100 miliardi per aiutare senza condizionare il rimbalzo. Secondo elemento, questo modo di pensare trova un enorme ostacolo a diventare sentire comune dal modo con cui i media sono organizzati, con una divisione rigida delle redazioni, con un uso massiccio delle agenzie che tipicamente fanno cronaca, non fanno approfondimento, e con l'uso di social media che riducono ulteriormente il linguaggio da usare. E questa incapacità dei media di proporre un approccio sistemico è qualcosa che mina alla base una cultura di un paese, la cultura di un paese. E il terzo aspetto, con questo appunto concludo, tutto questo non viene da oggi, ma viene dalla storia. Francia o Spagna, purché se magna, è uno slogan che ci portiamo dietro da alcuni secoli. E da cosa deriva questo slogan? Dell'idea che noi tutto sommato come Italia siamo un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, e che quindi l'unica cosa che possiamo fare è aggiustarci, arrangiarci rispetto a un futuro che è deciso da qualcun altro. E la stessa cosa avviene anche in questi mesi, in questi anni, in questa giornata in cui il Consiglio europeo decide di tagliare del 55% le emissioni entro il 2030 e decarbonizzare il nostro continente entro il 2050, e l'Italia non ha un piano in linea con questi obiettivi difficilissimi, che andrebbero affrontati con un approccio sistemico, settore per settore, filiera per filiera e così via. Quindi dobbiamo sapere che appunto non è un qualcosa che si risolve facilmente in pochi giorni senza una forte immissione di pensiero nuovo, e purtroppo anche tutto questo non basta, perché poi servono leadership che parlino in questo modo. Scusate un'aggiunta, vedete questa spilletta? Questa spilletta è relativa ai 17 goal dell'Agenda 2030. Ed è la spilletta con cui Sanchez, il primo ministro spagnolo, ha ricevuto durante l'estate Giuseppe Conte quando si sono incontrati a Madrid. Questa spilletta è obbligatoria per i ministri durante i consigli dei ministri. Questa spilletta è usata come sfondo nella sala dove si tengono le conferenze stampa dopo il consiglio dei ministri spagnolo. Questa spilletta, questa ghiera, è presente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza spagnolo varie volte, e l'Agenda 2030 è citata alla sesta riga. Ecco, anche simboli di questo tipo aiutano a obbligare a pensare in modo sistemico, perché un'agenda per lo sviluppo sostenibile non si realizza senza un pensiero sistemico. Grazie. Grazie Vanini per l'equilibrio e la profondità di sguardo, perché se questo è lo sguardo dell'economia, della label, dell'etichetta che lui oggi porta in campo in questo dibattito, vuol dire che c'è una speranza per il futuro dell'umanità, per parafrasare
l'immagine e l'espressione che pronunciò John Cage a Parigi uscendo dalla camera, dalla stanza anecoica all'IRCAM, dicendo c'è una speranza per il futuro della musica. E questo ovviamente non sfugge il nesso. Cambia la prospettiva sullo stesso oggetto, che mi pare il metodo, come dicevo in apertura di Tavola Rotonda, migliore per tributare al pensiero sistemico e ciò che ci propone. Quindi cambia lo sguardo sullo stesso oggetto con l'intervento della professoressa Patrizia Lombardi, ordinario al Politecnico di Torino, che prego anche lei di attenersi a 5 minuti, magari introducendoci al significato di questa label della cattedra, che è la prima cattedra italiana che porta questo nome. Raccomandando ancora al pubblico presente in aula, mi verrebbe da dire da vecchio signore da altri tempi, di scaldare i motori con le domande che attiveranno poi il secondo giro di tavolo. Prego, professoressa Lombardi. Grazie mille, grazie per questo invito, grazie a Stefano Armenia per aver introdotto così bene i lavori e al nostro chair, il professor Sicca, che mi ha dato questa questa denominazione di professore ordinario di Decision Making for Sustainable Development Goal, che è il titolo del mio corso di laurea magistrale che tengo al Politecnico di Torino. Io sono ordinario di estimo e valutazione economica dei progetti, come background, e i nostri paletti in Italia non ci consentono purtroppo di avere una cattedra, quindi una definizione di carriera in questo campo. Però la mia carriera è stata tutta spesa nel campo dello sviluppo sostenibile applicato ai territori e quindi alle comunità. Lo sguardo che vorrei portare è proprio il contributo di 5 minuti sui temi che sono legati al territorio, oltre a una riflessione che mi piacerebbe fare, se c'è il tempo, riprendendo quanto è stato detto dal professor Giovannini e prima ancora dal dottor Angela, sul tema della formazione. Ecco, proprio velocemente, il campo territoriale è il campo di riferimento che può essere definito proprio il tema della complessità, quindi i weak problem. Noi abbiamo la possibilità lavorare all'interno di comunità che sono di per sé complesse, e il pensiero sistemico non può che non essere preso a riferimento quando parliamo appunto di territori. Proprio da questo punto di vista, gli obiettivi che ci poniamo, quindi attraverso il pensiero sistemico, che è l'unico strumento attraverso il quale è possibile in qualche modo prendere decisioni, è appunto quello dell'approccio a social design system thinking. Cosa significa? Significa che il nostro obiettivo è quello di supportare le decisioni, però attraverso questo approccio multilivello e multi stakeholders. Non è possibile pensare a supporto alle decisioni per quanto riguarda le trasformazioni, sia nel campo urbano ma nel campo territoriale e regionale in generale, appunto richiede un supporto, una possibilità di definizione e quindi di capacità legata a diversi ambiti di riferimento. Attraverso l'approccio riduzionista e meccanicista che abbiamo avuto come strumento del passato e il breve periodo, certamente non possiamo che reiterare tutte le difficoltà che fino ad ora abbiamo riscontrato quando in qualche modo con i nostri strumenti economici
di valutazione, di supporto alle decisioni, abbiamo aiutato i nostri decisori, anche decisori politici. Quindi prendendo strumenti come l'analisi costi-benefici, per esempio, non possiamo che non tener conto anche di un'importante fetta decisionale che è il gruppo delle generazioni future, e quindi perché non prendiamo anche a riferimento i decisori che sono diciamo di fette di generazione diverse. I bambini, i ragazzi non hanno assolutamente un ruolo decisionale. Ecco, io credo che uno degli obiettivi che abbiamo come scienziati del territorio è proprio quello di fornire strumenti decisionali e di governance che siano basati sull'approccio sistemico, sull'approccio di lungo periodo e su una rivisitazione degli strumenti attuali che non tiene conto assolutamente degli impatti di lungo periodo, a cominciare dai tassi di sconto che vengono utilizzati in questi strumenti. Nel mio corso, oltre a ovviamente diversi ambiti, approcci e toolkit di riferimento, abbiamo sviluppato e continuiamo a sviluppare strumenti di supporto alla decisione interattivi, partecipativi, basati anche sulla visualizzazione come gli strumenti GIS e i focus group, quindi la ricerca sociale associata anche agli strumenti di supporto alla decisione. Chiudo qua perché sono chiusi 5 minuti, però vorrei assolutamente parlare anche di competenze con il mio ruolo almeno di Presidente della Rete. Grazie. Dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, e nel prossimo giro. Speriamo nel secondo giro anche sulla base delle domande. Grazie innanzitutto delle domande, per riprendere il filo di questa riflessione che dilata ulteriormente il cristallino attorno alla nostra riflessione. Io si posso adesso, collega di Ateneo, avremmo voluto essere presenti insieme in ufficio oggi qui in Dipartimento, poi troppe circostanze non ce lo consentono, quindi pur essendo molto vicini siamo distanziati, e quindi passo a Stefano Mazzoleni, maestro professor Stefano Mazzoleni, la parola per offrirci il punto di vista della ecologia applicata e modellistica. Prego Stefano, sempre senza farmi fare la parte del cattivo con 5 minuti. Allora Luigi, visto che insisti nel prendermi in giro con l'appellativo maestro, mi costringi a partire da questa cosa. Luigi Meria mi prende in giro sul fatto che ho contribuito alla copertina del libro La Quinta Disciplina con quel fumetto buffo che avevo schizzato su un foglio per spiegare un processo di learning process. Lui è piaciuto molto, mi ha invitato, io anche un po' schivo, avevo un po' vergogna che il mio disegnino, l'unico disegno prodotto nella mia vita di quel tipo, finisse sulla copertina di un libro così importante. Però poi devo dire che al di là dell'emozione del vederlo pubblicato su una copertina, diciamo, di questo tipo, in effetti quella spiegazione circolare del learning process sottolinea un punto che a livello intuitivo ho notato che piace alle persone che lo vedono, quel disegnino, cioè la rilevanza del dialogo interdisciplinare che prevede necessariamente un sintonizzarsi su linguaggi che non sono simili. Il disegnino in particolare si riferisce a un'esperienza di sviluppo di un modello biologico in cui una microbiologa, l'autorità di Alteri del Dipartimento di Biologia, ha spiegato a noi modellisti il funzionamento di un sistema di bioreattori con microbi e batteri o lieviti dentro, e noi poi l'abbiamo riprodotto matematicamente e rifatto visualizzare agli stessi esperti di dominio. Praticamente questa procedura risulta positiva sia per il modellista che apprende di più su un sistema, sia per l'esperto di quel sistema che si trova diciamo facilitata la sua stessa comprensione del proprio sistema visualizzandolo
nella rappresentazione modellistica. Queste due cose richiedono uno sforzo di traduzione fra linguaggi differenti. Chiudo la parentesi su questo. Innanzitutto vi ringrazio. Nel slot di 5 minuti, Stefano, la parentesi. Sì, ma è ovvio. Sei tu che mi hai presentato in due modi, maestro e professore di ecologia. Oppure, peraltro, introduco solo questo arnetto di 5 minuti, che è quello stesso disegno che è in copertina. Stefano, insieme al suo coautore, lo ha riportato all'interno di una sezione di libri di Assange della quinta disciplina, che abbiamo chiamato, in linea appunto con un'impostazione.org, tavola rotonda, che è un po' quello che stiamo facendo oggi, cioè intervengono all'interno del libro pluralità di sguardi, è presente anche lo stesso Sergio Barile che è intervenuto prima e tanti altri colleghi, e questo stesso disegnino è diventato immagine di copertina, è tematizzato nel contributo che Stefano scrive all'interno della tavola rotonda. Prego, Stefano. Sì, esattamente. Ora, riguardo invece all'ecologia, cioè il mio campo di competenza, ecologia e modellistica, prima di tutto avrete notato che l'ecologia viene citata come esempio di sistemi complessi, lo è stata sia dal rettore Mariani, che da Stefano Armena, che da Piero Angela, cioè questo è ovvio, no? Un ecosistema è un sistema complesso in cui più specie interagiscono in modo complesso, con interazioni, ovviamente questo mi trova d'accordo. Però allora mi sono posto la domanda, qual è il contributo che io posso dare da ecologo a un mondo che parla invece di sistemi economici e di queste cose qua? Allora vorrei presentarlo in modo un po' provocatorio il mio intervento, cioè tutte le argomentazioni, diciamo, sulle dinamiche di sistemi sociali, aziendali, economici, complesse che sono state mostrate, ad un ecologo sembrano limitate a un singolo ciclo. Mi spiego meglio. Cioè, studiando la dinamica degli ecosistemi, ci si trova di fronte ad andamenti altalenanti in cui ci si può trovare di fronte, ad esempio, al crollo della popolazione di una specie, drammatico per quella specie, ma semmai vantaggioso per altre, e questo poi viene seguito da riprese e cicli successivi, ed eventualmente la comprensione vera di lungo periodo di quel sistema è un alternarsi di fasi, delle successioni cicliche. Il momento in cui noi vediamo dei diagrammi tipo quello del crollo di popolazione, in cui gli italiani vengono previsti crollare a pochi milioni verso e superati dagli olandesi, la mia sensazione è che noi stiamo concentrando l'analisi alla dinamica in corso, che ci proietta in questo scenario preoccupante. Ma qual è il feedback successivo? Cioè il momento in cui la popolazione si riduce, potrebbe essere che si riducono dei costi, potremmo avere dei feedback positivi che si insediano successivamente. Allora lo stimolo che sto dando è quello di proiettare oltre queste previsioni, non per arrivare al 2200, dove allora ci sembra troppo lontano, ma per entrare di più nel merito di quelli che sono positivi e negativi. Ok, ho chiuso. Penso nei tempi. Nonostante ti abbia rubato qualche secondo io nella dialettica interna intraateneo, e lo stimolo che tu lanci sarà raccolto in questo ultimo intervento del primo giro di tavolo da il professor Edoardo Mollona, compagno di viaggio, come vi dicevo in apertura, fondamentale anche nella costruzione di questa esperienza, che ormai è in corso da diversi anni e che vede in questa giornata di studi un'occasione di ulteriore conferma di una felice collaborazione. Prego, Edoardo. Grazie Luigi Maria, grazie mille, grazie per la tua introduzione e ringrazio i colleghi per gli spunti preziosi che
che ci hanno fatto avere. Cercherò quindi in questi 5 minuti di focalizzarmi, riprendere uno dei fil rouge, dei fili, delle trame che sono stati interpretate dai colleghi precedentemente, che è quello delle competenze e della formazione, della necessità di avere dei centri studi, ma avere delle competenze sistemiche. Allora, io lo faccio dal mio punto di vista di professore di strategia aziendale, di economia aziendale, che ha sempre tentato negli ultimi 30 anni di far intrecciare il pensiero sistemico con l'analisi strategica. E quindi parto da questo punto di vista. Negli ultimi, normalmente quando si presenta un corso si cerca di capire quali sono gli strumenti metodologici da usare. Io ho cercato di fare una riflessione cercando di capire cosa voleva dire pensiero sistemico. Ora io qui quindi non voglio, il pensiero sistemico è una comunità molto ampia, io non voglio ovviamente parlare per tutti, quindi prendo una posizione specifica che è quella di chi ha fatto System Dynamics, quindi riparto dalla tradizione di Forrester e della Meadows, cui si riferiva prima il dottor Angela e Stefano Armedi. Allora, è chiaro che cosa significa? Significa fondamentalmente, secondo me, capire 4 elementi, no? Il primo è il rapporto col tempo, quindi quello che è stato citato varie volte, cioè l'orizzonte temporale da prendere in considerazione e quindi abituarsi al lungo periodo. E capire anche però quali sono le inerzie, cioè il tempo significa anche inerzia come ritardo di implementazione, e qui per esempio nell'analisi strategica è importantissimo, perché c'è una differenza fondamentale tra il contenuto di una strategia e l'implementazione di una strategia, e quindi che differenza c'è tra il contenuto e l'implementazione? Proprio tutto quello che succede che non è previsto, tra cui il ritardo di implementazione. Secondo elemento, la non linearità. E quindi anche i fenomeni path dependent, quindi essenzialmente io per esempio mi soffermo spessissimo su quelle curve che hanno dei punti di flesso, per esempio nel ciclo di vita del settore, in cui lì ci sono delle non linearità importanti. Terzo, direi l'analisi dei feedback, quindi il numero di variabili coinvolte nell'analisi e quindi la rete concettuale che noi riusciamo a produrre. Quindi direi che il pensiero sistemico, tento di accomunare gli approcci che abbiamo sentito fino ad ora, io penso che reclama una figura di ricercatore specifica, e cioè un ricercatore che sia in grado di articolare, di creare delle mappe interpretative ricche, dove per ricco io intendo ricco nel numero di interazione di reti, quindi elementi coinvolti, ma anche ricco dal punto di vista diacronico, longitudinale, cioè in grado di vedere oltre. Infine, io credo che ci sia un quarto elemento interessante dell'analisi, soprattutto del System Dynamics, che è quello di associare l'articolazione di una mappa concettuale a una simulazione, cioè a un'analisi di scenario, cioè riuscire a articolare utilizzando un repertorio di strumenti quantitativi, formali, che sono normalmente equazioni differenziali o equazioni a differenze, riuscire a articolare nel lungo periodo quali sono le conseguenze di una determinata impostazione decisionale. Credo quindi, che alla fine essere un bravo ricercatore credo significhi essere capace di costruire dei modelli interpretativi che includano tutte le relazioni causa-effetto, che siano condizioni necessarie e sufficienti per spiegare un fenomeno, però direi solo quelle. Allora, che cosa vuol dire, insegnare, costruire delle competenze sistemiche? Io credo che, a parte il fatto che costruire un modello che abbia dei principi che utilizzi dei modelli, dei principi sistemici, è una forma mentis che si prende col tempo, è una specie di capacità quasi artigianale, no? Una specie di esercizio a metà tra la fantasia e la parsimonia. E però questo lo diciamo però per quasi tutte le operazioni, le attività di ricerca. Però per le attività delle altre attività di ricerca e le altre metodologie noi pretendiamo anche degli elementi invece di formazione rigorosi, che invece non ci aspettiamo e non pretendiamo quando parliamo del pensiero sistemico.
Ecco, io credo che un nostro, come dire, un nostro, una nostra responsabilità fondamentale come studiosi che si riferiscono, che mobilitano, che utilizzano e che si ritrovano in queste etichette di pensiero sistemico, sia quella proprio di iniettare nella propria disciplina e quindi anche nel proprio insegnamento, ma anche nella propria ricerca, degli elementi molto rigorosi di analisi sistemica. Io adesso, per fare un esempio, quando noi parliamo di System Dynamics si basa su una parte importante teorica che fa riferimento alla teoria generale dei sistemi, che fa riferimento alla teoria del controllo ottimo dei sistemi. Quindi ora esistono poi anche degli approcci, come tanti studiosi hanno dimostrato, approcci molto rigorosi qualitativi all'analisi dei sistemi. Ma quello che io credo sia molto importante è proprio rimarcare la necessità e la nostra responsabilità, e so che molti colleghi che sono connessi oggi fanno esattamente questo hanno, diciamo, si sono presi carico di questa responsabilità, ma penso che questo sia un po' la nostra responsabilità in questo momento, cioè chiarirci cosa vuol dire studiare un sistema e cercare di inserire queste nozioni e questi principi, questo apparato concettuale all'interno delle nostre discipline, cioè cercare di costruire una trama ricca che non si serva solamente del pensiero sistemico come un'etichetta, ma che faccia uno sforzo proprio per inserirlo nella propria ricerca e nella propria didattica di tutti i giorni. Grazie Edoardo, mi pare che in questi primi 5 minuti li hai anche utilizzati efficacemente per cominciare a tessere il filo di quelle che poi saranno le conclusioni che porterai alla fine del secondo giro di tavolo. Io ho già sollecitato la regia a inviarmi le domande che appena mi giungeranno riporterò all'attenzione della comunità. È interessante, mi spiegavano stamattina, e questo può essere sintomatico di fenomeni macro più ampi e complessi, che per questioni di privacy non sappiamo, cioè la comunità non può sapere, per una questione di trattamento dei dati, chi saranno i formulatori della domanda. Questo apre scenari importanti sul presente e dobbiamo fare un esempio, che la regia ancora non mi ha indicato le prime domande. Proporrei di cominciare il secondo giro di tavolo a partire dall'ordine inverso a quello che abbiamo seguito nel primo, quindi poi segnando gli onori della parola successiva, della quasi ultima parola che si è messo in gioco per primo nel primo giro di tavolo. E quindi, se disponibile, chiederei a Stefano Mazzoleni a questo punto, riprendendo quindi il percorso inverso, di completare il suo ragionamento, la sua riflessione, e di riprendere il filo del suo ragionamento. Intanto comincio, mentre connette l'onorevole Mastra, comincio a leggere alcune delle domande invece in chiave anonima, per i motivi di cui sopra, che possono animare il secondo giro di tavolo, e sono le seguenti. Il pensiero sistemico dovrebbe entrare nella cultura delle persone e delle organizzazioni. La formazione professionale manageriale rischia di essere insufficiente allo scopo. Occorre introdurre, questa è la domanda che poi ciascuno dei relatori dal proprio angolo visuale potrà dare risposta nel secondo giro di tavolo. Occorre introdurre la formazione al pensiero sistemico anche nel pensiero scolastico? Una seconda domanda, così per tempo, nel frattempo i relatori che partecipano alla tavola rotonda di organizzare la propria risposta. Quanto deve essere permeabile il pensiero sistemico ai grandi eventi esogeni, di cui la recente pandemia è solo l'esempio più recente? E quanto permeabili devono essere i sistemi? Ancora un'ulteriore domanda che aprirà il secondo giro di tavolo. L'approccio sistemico richiede una conoscenza quanto più ampia delle relazioni tra gli agenti del sistema complesso. Può
quindi la preparazione e la competenza essere il mezzo per avviare un ciclo virtuoso in ambito aziendale e più in generale in ambito sociale. Ancora poi mi fermerei con quest'ultima domanda, se no rischiamo di sforare rispetto agli obiettivi di tempo che ci siamo dati. Come possono essere integrati degli elementi di etica nell'organizzazione del pensiero sistemico? Questa è la domanda, soprattutto in ottica di qualificazione di sistemi di coesione sociale e obiettivi condivisi, quindi sul piano più vicino all'elemento umano della società. Mi pare che queste domande chiamino effettivamente in causa tutte le prospettive, tutti gli sguardi presenti attorno a questa tavola rotonda, il professor Giovannini, il professor Barile, Lucio Casalino, Patrizia Lombardi, Stefano Mazzoleni, e quindi chiederei a questo punto ai cavalieri della tavola rotonda di prenotarsi per intervenire nel proprio secondo giro di tavolo una volta ascoltate queste domande. Allora lasciamo in attesa che preparino le proprie risposte, prego l'onorevole Luigi Massa di aprirsi a più di 3 minuti per le proprie riflessioni e poi cominciamo il secondo giro di tavolo. Prego. Buongiorno a tutti, io in realtà avevo chiesto come fare per avanzare le domande, ma comunque grazie per questa opportunità. Io volevo soltanto, alcune cose sono già state dette sia in una domanda che nell'intervento di Mollone, quindi di fatto lascio perdere questa parte. Una questione importante: da qui a 5 anni noi avremo una profonda trasformazione della pubblica amministrazione, nel senso che andranno in pensione migliaia di funzionari e di dirigenti. Non ritenete che sia opportuno provare a ragionare in modo che le università siano nelle condizioni di formare una nuova classe dirigente per tutta la pubblica amministrazione, introducendo ciò che Mollone diceva prima, cioè la necessità che nelle varie materie, nelle varie cattedre, si introduca la questione della complessità e appunto del pensiero sistemico, che io ritengo sia fondamentale nella gestione delle pubbliche amministrazioni di domani. Grazie. Allora, grazie Luigi. Allora abbiamo le domande che vi ho letto, che in questo specie di giostra delle chat, diciamo, vi ho letto, più questa dell'onorevole Massa. A questo punto chiederei ai cavalieri della tavola rotonda, laddove si sentono chiamati in causa dalle domande che una comunità incredibilmente vivace ha sollevato nonostante il distanziamento sociale, stiamo diventando tutti bravi anche in questo, di intervenire attenendosi cortesemente nelle risposte, quindi anche nella ripresa del filo del ragionamento del primo giro di tavolo, nei 3 minuti questa volta. Quindi c'è una dama intervenire per primo. Patrizia Lombardi, il suo secondo giro di tavolo, 3 minuti, prego. Visto che c'è una dama tra tanti cavalieri, parto con il parlare e il centrare l'attenzione sul tema delle competenze, cioè dell'innovazione che è necessaria, che riprende le domande fatte a livello di formazione, a partire dal livello scolastico fino alle università, per quanto riguarda appunto il pensiero sistemico all'interno della nostra formazione. Allora è chiaro che la formazione ha bisogno di una grande revisione, siamo all'ultimo posto a livello di European Skill Index, l'Italia deve fare un salto in avanti. Al momento la formazione è ancora molto verticale, quindi su conoscenze verticali e non è arricchita da quelle competenze trasversali che sono necessarie per arrivare a dare ai nostri formandi tutte quegli skills necessari per
per affrontare i problemi complessi, il lungo periodo, gli shock e quindi per formarsi come cittadini attivi e come cittadini in grado di rispondere e di essere resilienti sul lungo periodo. Cosa sta facendo l'università? L'università si sta attrezzando non soltanto con l'introduzione di nuovi corsi che sono dedicati a temi specifici che sono poi declinati e presenti nell'Agenda 2030 con tutte le sue interrelazioni, ma anche a livello di approccio. Insieme alla didattica di tipo frontale abbiamo una didattica di carattere interattivo, le famose challenge o hackathon, che sono sempre più parte del nostro modo di formare i nostri manager e professionisti e cittadini del futuro. Questa è parte integrante delle nostre attività ed insieme a questo abbiamo anche una inclusione di competenze e di conoscenze legate agli ambiti diversi, SSH e STEM, cioè ambito tecnico insieme a quello umanistico, affinché sia possibile formare, quindi e dare quella visione completa e sistemica e di lungo periodo e riuscire a pensare in termini strategici e di scenari, e quindi non tanto solo sul contenuto ma anche sulla modalità attraverso la quale sia raggiungibile questo scopo. Grazie. Grazie per questo secondo giro di parola dalla parte della professoressa Lombardi. Tre cavalieri, vorrei intervenire a partire dalle domande sollevate nella sessione dedicata al pubblico per attivare i propri tre minuti di secondo giro di tavolo. Proverei. Luigi Maria? Sì. Vai Stefano. C'era una domanda, se non sbaglio, sulla possibilità di utilizzo della System Dynamics nella scuola. Sì, prego. Su questo volevo dare una testimonianza rispondendo solamente sì, perché abbiamo fatto qualche esperienza con nostri ex studenti di dottorato, poi diventati insegnanti di scuola superiore, che hanno in effetti utilizzato per l'insegnamento delle scienze naturali i modelli sviluppati con i nostri software di System Dynamics e poi mi hanno richiamato questi professori di liceo adesso, nostri ex studenti, entusiasti della risposta che hanno avuto da parte dei ragazzi e così via, perché c'è la possibilità di far vedere dei modelli già funzionanti e poi i ragazzi imparano a sviluppare simulazioni in scenari che gestiscono loro cambiando le variabili di contorno, quindi anche sbizzarrendosi con scenari o catastrofici o semplicemente con ipotesi di condizioni ambientali che non sono necessariamente quelle correnti ma quelle che loro ipotizzano, e questo stimola molto la discussione. La nostra esperienza è stato uno strumento molto utile applicato alla didattica di quel livello. Grazie Stefano, si è prenotato sempre nell'ambito dei cavalieri stimolati dalla platea, dei cavalieri della tavola rotonda, stimolati dalla platea e dalle domande sollevate, il professor Mollone ha 3 minuti massimo. Prego Edo. Sì, grazie. Allora, 3 minuti sono pochissimi, ma volevo rispondere alla domanda, ce n'era una interessante sulla relazione tra pensiero sistemico ed etica. Allora, io credo, nella mia esperienza, credo che la modellazione, il pensiero sistemico sia un modo, come altri evidentemente, per prendere decisioni che probabilmente, non so se siano eticamente giuste, ma fanno riferimento a un supporto etico. Cito un esempio, mi sono occupato di modelli di decisioni, di decision making, sono contento che ci sia una cattedra e faccio i miei complimenti alla collega, decisioni in ambito di, per esempio, fondi europei. Bene. Allora, qual è stata l'idea? L'idea è quella di utilizzare un modello, prima qualitativo e poi quantitativo, essenzialmente per rispondere a questa domanda. Si può prendere una decisione giusta? È chiaro che bisogna definire giusta, cosa vuol dire giusta? Allora, noi abbiamo fatto riferimento a due modelli e a due principi di giustizia, quello utilitaristico
E quello invece alla Habermas, quindi quello sulla democrazia deliberativa, sulla capacità di inclusione nel discorso. Ora, da questi due punti di vista, quindi da questi due criteri di giustizia, il nostro esercizio abbiamo sostenuto che aumentava, diciamo, legittimava la nostra decisione, perché era stata fatta tramite, diciamo, due elementi. Dal punto di vista utilitaristico, e l'idea di poter simulare le conseguenze di lungo periodo di varie alternative decisionali, quindi di diverse politiche, presentava il vantaggio di poter fare una what if analysis, quindi un'analisi di scenario, quindi in un certo senso poter anticipare rispetto a una logica utilitaristica quale poteva essere, diciamo, un equilibrio paretiano di allocazione delle risorse. E invece in un'ottica invece più di discorso, quindi diciamo alla Habermas, la modellazione anche nella sua parte qualitativa è fondamentale, perché il modo con cui noi riusciamo a mettere allo stesso tavolo diversi portatori di interesse o stakeholder e li convinciamo e li forziamo a utilizzare, innanzitutto a risolvere lo stesso problema, utilizzando lo stesso linguaggio, e cioè un linguaggio simbolico normalmente, diagrammi, frecce, e altri oggetti a seconda del tipo di modellazione, e eventualmente anche a utilizzare lo stesso, diciamo, lo stesso linguaggio formale. Ecco, quindi io credo sia uno dei tanti strumenti, ecco, per legittimare una decisione dal punto di vista etico. Grazie, guarda, Nini, puoi intervenire? Prego, certo, professore. Sì, grazie, ma mi riferisco soprattutto alla domanda sulla pubblica amministrazione. Visto che da 3 anni sono docente aggiunto alla Scuola Nazionale di Amministrazione, la SNA, in cui abbiamo introdotto 2 tipologie di corsi, uno per le politiche allo sviluppo sostenibile, l'altro per la gestione sostenibile delle pubbliche amministrazioni. Ma la cosa più interessante è che nel corso sulle politiche per lo sviluppo sostenibile ci concentriamo sul tema della coerenza delle politiche. Ed è qui dove abbiamo introdotto dei moduli, per esempio, sugli studi sul futuro. Poi hanno avuto uno spin-off in un corso ad hoc con il professor Polli dell'Università di Trento, cioè l'uso di scenari, l'uso di foresight, insomma tecniche per lavorare con i futuri, come lui dice. Dall'altro abbiamo mappato con un algoritmo di reti neurali, di network analysis, tutti i corsi della SNA che in qualche modo hanno a che fare con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. E quindi stiamo cominciando a costruire dei percorsi, che non sono dei corsi, ma un insieme di corsi, che in qualche modo richiamano sotto l'agenda 2030 una visione sistemica. In più ci sono dei corsi spot, diciamo così, di introduttivi. Quindi anche per le pubbliche amministrazioni stiamo provando ad andare in questa direzione. Infine, la prossima settimana parte la scuola ASVIS per gli amministratori regionali, e che avrà 2 edizioni proprio in questa direzione. E poi abbiamo 4 scuole per amministrazioni comunali, perché poi spesso a livello di città, cioè di territorio, serve questa visione integrata, sistemica. Vedrete tra l'altro nel rapporto che pubblicheremo martedì sui territori e l'Agenda 2030 che molte amministrazioni, sia regionali che comunali, in particolare le città metropolitane, stanno adottando l'Agenda 2030 come riferimento per il disegno dei loro piani strategici. Insomma, c'è un'opportunità e un'attenzione anche al settore pubblico che però andrebbe potenziata, ma come certamente dirà Patrizia Lombardi successivamente, la RUS si sta occupando esattamente anche di questo tema. Grazie. Grazie Enrico Giovannini. Allora, forse su questo anche Nunzio Casalino vorrebbe intervenire. Prego Nunzio. Mi aggancio anche a quello che ha detto il professor Giovannini, anch'io vorrei un attimo dare qualche ulteriore spunto per quanto riguarda la pubblica amministrazione. È chiaro che è necessario formare dei manager, dei funzionari in un'ottica concreta di efficacia di lavoro.
interdisciplinarità, gestione del cambiamento e trasformazione digitale. Considerate che già tanti anni fa, quando presso la SNA, che all'epoca si chiamava SSPA, che ha citato il professor Giovannini, c'era la dottoressa Termi come presidente, io misi su un corso addirittura internazionale, volto proprio a dare delle competenze, a supportare il trasferimento di competenze trasversali, sistemiche, ai dirigenti addirittura di diverse pubbliche amministrazioni europee. In LUISS o in Marconi ho messo su negli ultimi 4 anni un corso che si chiama Responsabile della Transizione Digitale, volto proprio ai dirigenti della pubblica amministrazione, dare degli strumenti concreti, appunto legati non solo a delle competenze organizzative, giuridiche e tecnologiche, ma dare a questi dirigenti, che diventeranno il punto di snodo delle rispettive pubbliche amministrazioni, delle competenze di visione, di tipo strategico, quindi insegnandoli a usare strumenti di simulazione, utilizzando le tecnologie ma nel modo più concreto e soprattutto di medio termine, lungo termine, quindi chiaro, insomma, dare una serie di strumenti. Quindi diciamo, dal punto di vista della formazione, tema a me molto caro, diciamo che lo sforzo viene fatto, considerando che questo corso di cui sono direttore, il responsabile della transizione digitale, è l'unico in Italia oggi, e noi abbiamo tantissimi iscritti nonostante sia erogato da un'università privata. Mi farebbe piacere anzi un domani riparlarne anche presso la SNA, visto che questo potrebbe essere, diciamo, ricoprire un bacino di utenza molto più ampio e naturalmente a costi molto più bassi per chi partecipa. E un altro spunto è quello di creare quindi dei manager sistemici, visto che abbiamo detto sono necessari dei manager, ma attenzione, abbiamo detto tante cose molto interessanti, ma poi bisogna tradurre in azioni, in practices, quello che ci viene chiesto sia in ambito privato che in ambito pubblico. E per esempio, molto spesso si trascura un elemento essenziale, no? La gestione per esempio dei team, che sappiamo essere un elemento, un volano fondamentale per far emergere quelle che sono le peculiarità, le specificità, molto spesso il valore aggiunto del pensiero sistemico. In cosa si è concentrato ultimamente l'attenzione? Nell'uso delle tecnologie. Abbiamo visto che con il Covid abbiamo spostato la maggior parte dei processi lavorativi online. Molte riunioni, molti consessi, diciamo, vengono gestiti digitalmente, ma si è perso completamente quella che è la logica alla base delle famose 3C di Ellis, che io, diciamo, cito sempre a lezione ai miei studenti, che sono appunto la condivisione, la comunicazione, la collaborazione, che sono elementi che secondo me svaniscono con il digitale. Quindi da un lato va bene usare la tecnologia, usarla nel modo più appropriato e soprattutto impararla a usare, imparare a sfruttare il valore aggiunto, quello che spesso invece non avviene. Io lo vedo soprattutto nella pubblica amministrazione, ormai quasi tutti lavorano in remote working, non parliamo di smart working perché non è smart working. Il remote working è usato ormai come mera traslazione di quelli che sono i processi formali di quell'amministrazione. Quindi riunioni molto formali, non c'è nessun valore aggiunto, non viene ottenuto nessun beneficio in aggiunta a quello che di solito si dovrebbe ottenere usando questi strumenti di cooperazione o di collaborazione, tipo le piattaforme CSCV, le piattaforme di gruppo, eccetera, eccetera. Quindi per concludere, diciamo, evitiamo di continuare a erogare corsi, sia di tipo corsi di laurea che di corsi specialistici post laurea, che però non danno degli strumenti, delle occasioni anche di confronto per scambiarsi opinioni, idee, progetti, per poter rendere poi concreto tutto quello che noi ci stiamo giustamente dicendo, che ha veramente dei riscontri molto importanti. Ripeto, è uno sforzo da fare, perché il risultato qual è? Quello che vediamo, la maggior parte dei progetti del digitale in Italia. Io sono consulente della Presidenza del Consiglio dell'Agenzia per l'Idea Digitale e vedo dall'interno come vengono gestiti questi progetti, e vi dico che è veramente complicato far parlare amministrazioni diverse. Quindi parliamo sì di visione sistemica, ma poi le amministrazioni tra loro non collaborano. C'è questa sempre continua logica di gestire le attività in outsourcing, altro elemento che fa perdere quella visione sistemica che dovrebbe essere tipica di un'amministrazione. Se continuo a dare ai miei consulenti e ai miei fornitori la maggior parte delle attività, è chiaro che viene meno il progetto, la visione strategica di quel progetto. Perdonatemi la ripetizione. Io mi fermo qui, non voglio togliervi altro tempo. Ecco, grazie Nunzio. Allora abbiamo
Nel secondo giro di tavolo ho ancora 3 minuti che può spendere il professor Barile per completare la sua riflessione, per come siete stati tutti molto disciplinati nel timing, abbiamo a disposizione un ulteriore giro di tavolo dei relatori a partire da un'altra selezionata naturalmente tra le tante domande che stanno arrivando, ma non potendo poi prolungarci fino a tarda sera, lancerò un'ulteriore domanda su cui chiedere ai partecipanti alla tavola rotonda di fare un ulteriore giro di tavolo, però adesso la parola va al professor Sergio Barile per il suo intervento su questo primo slot di interventi. Prego Sergio. Sì, grazie Luigi Maria. Dunque, la cosa che vorrei aggiungere io si collega alla domanda sulla possibilità che l'approccio sistemico possa essere utilizzato nel sociale e si collega alle cose che ha detto Nunzio Casalino, a quelle che sono state dette dagli altri relatori già in precedenza, il professor Giovannini, eccetera. Ora, il punto qual è? Il filo conduttore è questo rapporto causa-effetto di cui tutti diciamo che all'interno del sistema dovrebbe far corrispondere ad un fattore di causa a un fattore di effetto. Dietro il causa-effetto c'è sempre una legge e mentre nei sistemi naturali le leggi sono pressoché fisse, no? Inamovibili, nei sistemi sociali queste leggi invece possono variare velocemente. Prendiamo in considerazione una legge che mi consente di fare anche un'affermazione forse forte, ma che penso possa essere condivisa, i fattori di produzione dell'economia classica terra, lavoro, capitale. Se ognuno di noi, come economisti aziendali, analizza quella che è la struttura dei costi di una qualsiasi impresa, di servizi o di produzione o anche di distribuzione, noi ci accorgiamo che la manodopera diretta negli anni, per effetto della tecnologia, si è compressa come spazio di appartenenza sempre più, mentre contemporaneamente la richiesta di lavoro è aumentata sempre più. Non ci vuole da essere grandi economisti, basta un bambino che conosce l'aritmetica, fra non molto in quella mod, in quella manodopera diretta, tutti coloro che hanno bisogno di lavoro non entreranno. Cosa significherà? Che chiunque persegue la piena occupazione sta perseguendo una cosa che è inimmaginabile. Bene, significa che la legge è cambiata. Perché è cambiata? Perché necessariamente la tecnologia sta sostituendo posti di lavoro. È inutile immaginare che ne crei di nuovi che siano numericamente uguali a quelli di prima. E allora cosa accade necessariamente? Che dovrà immaginare una nuova redistribuzione del reddito, perché il valore e la ricchezza sarà prodotta dalla tecnologia nello stesso modo. Allora è chiaro che tu oggi devi cambiare gli schemi, le leggi corrispondono a schemi mentali, le devi cambiare. Ecco, colgo l'occasione per dire all'onorevole Massa, a professor Giovannini e da quello che ho capito anche a Nunzio Casalino, che sono vicini ai meccanismi di governo, alla cabina di regia, immaginiamo come nel 1933 c'è stato l'IRI, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, facciamo un istituto di ricostruzione digitale e quindi immaginiamo per esempio la statalizzazione del digitale, immaginiamo che le autostrade di Alibaba piuttosto che di Amazon possano essere gestite e sono molto più interessanti che fare una patrimoniale, in quanto la risorsa, quella della vecchia legge, quella che prevedeva che i patrimoni immobiliari fossero la garanzia di ricchezza, oggi è diventata di patrimoni virtuali. Quindi cambiare gli schemi significa applicare l'approccio sistemico anche al sociale. Grazie. Grazie Fede, visto che siamo stati tutti molto diligenti nella gestione dei tempi, possiamo attivare un terzo giro di tavolo che è proprio una diciamo battuta flash, chiederei ai relatori che sono attorno alla tavola rotonda per poi lasciare al professor Mollona lo spazio per delle conclusioni come previsto da programma, a partire da una delle tante domande che sono arrivate. Naturalmente mi scuso per tutte le domande che non posso leggere, ma diciamo non rientreremo nei tempi. Mi limito a questa, che più si riaggancia sia all'intervento poc'anzi proposto da Sergio Barile, sia probabilmente di stimolo per il terzo giro di tavolo. Ve la leggo. Generalmente parliamo della tecnologia, esempio social media, come strumenti che in maniera negativa tendono a semplificare il pensiero e la comunicazione.
ma negli ultimi anni ha avuto un ruolo centrale positivo nella diffusione delle problematiche legate alla sostenibilità, per esempio Greta e Fridays for Future, che in qualche modo evoca anche lo sguardo di un lungo periodo cui faceva riferimento però Angela, ma questo non è nella domanda, è un mio inserto, o almeno ha contribuito a rivitalizzare un dibattito che sembrava dimenticato. Quanto, e questa è la domanda, può essere importante il ruolo della tecnologia nel coinvolgimento delle nuove generazioni nei confronti delle problematiche legate ai cambiamenti legati alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici? Mi pare che questa domanda, diciamo, avendo un po', essendo stata un po' selezionata tra le tante che non riesco, non è possibile mettere in campo, però consente di agganciare i vertici, tutte le prospettive disciplinari e intellettuali presenti attorno a questo tavolo, quindi di rilanciare un terzo tavolo attraverso lo sguardo, attraverso gli occhi di ciascuno di voi, prima di lasciare le conclusioni al professor Mollona con questo sguardo delle nuove generazioni, che è anche un così un cotè ottimistico magari in tempi grigi come quelli che stiamo vivendo. Chi è il primo che decide di intervenire per questo terzo giro di tavolo tra i relatori che partecipano alla tavola? Professor Giovannini, io ci sono. No, no, ci sono, certamente. Ah, ok. Posso? Prego, soltanto prego, due certo. Parole di, certo, di conclusione, perché appunto poi dovrò passare a un'altra opportunità, un altro, certo, incontro. Una considerazione rapida. Il tempo è cruciale e questo non aiuta, direi, noi accademici in particolare. Perché? Perché sappiamo bene che l'università ha i suoi tempi di programmazione, intendo dire, e anche giustamente. Allora, la domanda che vi pongo è come riuscire a inserire questo approccio nei corsi che sono invece più flessibilmente gestibili o riprogrammabili, compresi quelli ASVIS, nel corso del 2021. Penso in particolare alle business school, penso alle, come dicevo, la SNA, cui possiamo lavorare insieme. Insomma, fermo restando che per l'università abbiamo bisogno di andare nella direzione che è stata auspicata nei tempi previsti, forse possiamo provare a lavorare insieme per portare più di questi contenuti, di questa visione. L'altra considerazione è che non è un wishful thinking, ma su questa mi sto combattendo continuamente, è la speranza di creare un istituto sul futuro del paese e la programmazione strategica. Sono 2 anni e passa che ci provo, il governo Conte 1 mi aveva detto che non era un tema interessante, il governo Conte 2 mi sta ponendo altri tipi di problemi. Fermo restando che in legge di bilancio c'è già l'istituto per lo, anzi la fondazione per lo studio delle città, scusate, la fondazione per il futuro delle città, sui nature based solutions, che è stato tradotto in soluzioni vegetali, che non mi sembra proprio il massimo della traduzione, quella potrebbe essere un'opportunità. Anche se sarebbe un po' strano che ci dotiamo di un istituto per il futuro delle città e non del paese, però questo fa parte forse di quel Francia e Spagna di cui parlavo prima. Insomma, per dire che bisogna continuare a insistere, forse se non ci riusciamo quest'anno con la legge di bilancio, forse potremmo spingere insieme in questa direzione successivamente. Anche perché questo è quello che la Commissione europea ci raccomanda. Il rapporto su Strategic Foresight e Resilience di qualche settimana fa, dopo 4 anni di fatiche intense per far passare questi messaggi, lo dà molto chiaramente, e quindi speriamo che in Italia ci sia la possibilità di far avanzare questa agenda.
Grazie, confermo quello che ho detto prima, che se questo è lo sguardo dell'economia, c'è una speranza per il futuro dell'economia. Chiederei una battuta finale alla professoressa Patrizia Lombardi, per piacere, così passiamo poi la parola al professor Mollone per le conclusioni. Grazie mille. Proprio su questo tema che sta molto a cuore alla Russa, anche oltre alla sottoscritta, e cioè quello del cambiamento climatico, di tutte le tematiche che Friday for Future, con il loro spirito diciamo giovanile e utilizzando i social media, sono riusciti a portare con grande forza all'attenzione anche della politica. Bene, io credo che sia fondamentale utilizzare la tecnologia nel senso opportuno. Siamo, ripeto, ultimi in Europa come skill index, ma siamo addirittura quartultimi nel digital economy social index, quindi dobbiamo veramente migliorare da questo punto di vista in campo digitale. È anche vero che, come ribadivo prima, le generazioni, diciamo i giovani, hanno bisogno, hanno necessità e diritto di poter partecipare alla governance del paese con riferimento alle scelte che vengono fatte sui temi del cambiamento climatico e del pianeta, che li coinvolge direttamente. Quindi gli strumenti della tecnologia informatica e diciamo le piattaforme informatiche possono aiutare in questa direzione, però la logica di cambiamento deve essere parte della pubblica amministrazione. Il nostro compito come universitari è quello di portare a questo cambiamento. Ci riusciremo piano piano. Grazie mille anche Patrizia. Una battuta conclusiva anche a Nunzio Casalino. Grazie Luigi. Anche mi accordo a quanto detto finora dai due illustri colleghi. Concordo sul fatto che la pubblica amministrazione abbia bisogno di un aggiornamento professionale, ma a tutto spiano, dai vertici fino alle unità più operative, su questi che sono dei temi sfidanti. Ripeto, io sono scioccato di quello che è successo proprio recentemente. Avete visto l'app IO, l'app oppure il portale del bonus mobilità. Ripeto, seguo altri progetti, quale l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Non vi dico quanto costano all'amministrazione questi progetti, quante risorse vengono utilizzate, quanti soggetti vengono coinvolti, e il risultato è quello che stiamo vedendo, no? Progetti che partono last minute oppure non vengono pianificati correttamente e soprattutto non sono sostenibili, secondo me, sostenibili dal punto di vista né economico e né dal punto di vista delle risorse. Mi pare normale che in Italia esistano ancora 40.000 CED, centri di elaborazione dati, e non si ragioni in un'ottica sistemica, di sistemi nazionali, sistemi integrati, quello che diceva prima anche il professor Braville. Cioè, una battuta finale, perché devono ancora parlare Sergio Di Nuovo e Stefano Mazzaleni, per lasciare la parola al professor Mollone. Grazie. È chiaro, è evidente che va fatto questo un intervento di formazione che faccia proprio modificare completamente l'approccio. Questo qui, dalla logica dell'adempimento alla logica del servizio, che continua a prevalere nella pubblica amministrazione. Grazie Nunzio. Allora, Stefano Mazzaleni sicuramente sarà francobollico conoscendolo, per l'ultima battuta finale. Negli ecosistemi l'indice di qualità è dato dalla biodiversità. Probabilmente l'importare negli uffici anche della pubblica amministrazione persone con background differente può essere un indice di qualità da non sottovalutare. Grazie Stefano per il tuo contributo anche alla gestione dei tempi. Un'ultima battuta nel terzo giro di tavolo, naturalmente al professor Barile. Grazie Luigi, l'ultima battuta però voglio così utilizzarla per ringraziarti ufficialmente, per complimentarmi con te e con tutti i colleghi che ci hanno accompagnato, che probabilmente è desiderata di tutti noi nelle rappresentazioni ed espressioni che abbiamo avuto. La giornata di oggi realizzata in virtuale è una vera sintesi di quello che potremmo fare per promuovere il pensiero sistemico, per avvicinarci l'un con l'altro e avvicinare in maniera consonante anche quelli che sono i pubblici che poi dovrebbero utilizzare questo approccio.
Grazie a te, grazie, grazie a tutti. A te, Sergio, naturalmente, grazie a te, Sergio. Naturalmente la rete, diciamo, di associazioni scientifiche, di Atenei, che ha consentito la realizzazione di questo incontro di oggi, è fortemente attiva e continuerà ad essere attiva, speriamo presto in presenza, e quindi lascio la parola per le conclusioni all'amico e collega professor Edoardo Mollone, che, come dicevo in apertura, ha una lunga militanza di ricerca su questi temi, porta come sguardo sul mondo, come label, come organizational label, quella dell'economia aziendale, ed è testimonianza di come una etichetta accademica possa parlare di tanti mondi, possa dire di molte cose attraverso lo studio, attraverso l'impegno della didattica, attraverso l'impegno nella terza missione. E quindi prego Edoardo di portare le conclusioni a questa giornata così ricca di spunti, scusandomi ancora una volta per tutte le domande ricevute che non possono diciamo avere avuto risposta nel perimetro, seppur virtuale, di questa giornata, ma ovviamente questo è soltanto uno stimolo per noi per andare avanti e magari organizzare un secondo ulteriore appuntamento prossimamente. Prego Edoardo. Grazie Luigi Maria. Beh, innanzitutto devo dire che mi fa veramente molto piacere vedere tanti colleghi così, insomma, entusiasti e così diciamo proattivi su questo tema. E come diceva Barile poco fa, io sono diciamo che questo incontro è veramente uno, spero che diventi uno stimolo per così intrecciare le nostre conoscenze e per unire le forze. Tra l'altro mia collega, un altro tema che mi sembra sia emerso in maniera importante, quello della formazione, quello delle competenze. Vedo sicuramente la coscienza di questa necessità. Sicuramente abbiamo visto da vari punti di vista che questa, come è stata declinata anche il tema della formazione. Sappiamo che, ce l'ha detto in maniera molto chiara, ce l'hanno detto i nostri colleghi, io parlo per esempio, non so, mi riferisco alle organizzazioni, il discorso sui team, sui processi di cui parlava Casalino, che peraltro mi sono molto vicino. Insomma, noi abbiamo messo attorno a un tavolo una comunità interessante. Spero che questo, la prima conclusione che mi viene da dire, spero che questo club, diciamo, non si dissolva, ma che anzi continui a essere attivo. Fatta questa premessa, io sì, volevo fondamentalmente dare la, visto che parliamo di formazione, visto che parliamo di competenze, io volevo semplicemente dare la mia visione dal punto di vista di un economista aziendale che appunto ha da più o meno 30 anni cercato di applicare la teoria dei sistemi all'analisi della strategia aziendale. Ora, è chiaro che quindi io parlerò, come ho detto già prima, dal punto di vista, da uno dei punti di vista della grande famiglia dei pensatori, diciamo, sistemici, che è quella del System Dynamics. Ecco, da questo punto di vista io direi una cosa, direi che se dovessi riassumere quali sono le caratteristiche fondamentali l'obiettivo fondamentale che si pone lo studioso di System Dynamics, direi che la sostenibilità è il punto fondamentale. Mi verrebbe quasi da dire che per certi versi, almeno come l'ho capita io, come l'ho intesa quando ho iniziato a occuparmene, direi che quasi che la System Dynamics è una scienza della sostenibilità, oltre che della complessità. Noi abbiamo studiato, noi prima parliamo del Limits to Grow, ma i testi su cui noi ci siamo formati sono i World Dynamics, lo Urban Dynamics, l'Industrial Dynamics, quindi l'idea è proprio alla base di tutti questi studi, sia che si parli di azienda, di sviluppo globale o di città, noi parliamo di sviluppo e sostenibilità. Ecco, l'idea fondamentale direi è quella che un sistema sia composto da vari elementi e questi vari elementi si interagiscono nel lungo periodo. Diciamo, il punto fondamentale quindi è come e in che modo una strategia che si applica a questo sistema o che si materializza all'interno del sistema sia sostenibile nel lungo periodo. Quindi quali conseguenze porti fondamentalmente.
Ora, quindi direi che sia che si tratti di utile fatturato, sia che si tratti di risorse naturali, di petrolio o di aree coltivabili, il tema è sempre lo stesso, direi, no? La struttura causale che si ricerca è quella che ci spiega la sostenibilità di lungo periodo, di una strategia, di una decisione. Ora, personalmente poi su questo tema della sostenibilità, insomma, il luogo dove è venuto, almeno dal punto di vista personale, l'innesto, il primo innesto fondamentale tra pensiero sistemico ed economia aziendale. Io, come dicevo prima, ho iniziato a lavorare come ricercatore appunto ormai più di 30 anni fa, lavoravo alla Bocconi, e lì esisteva un gruppo di studiosi di economia aziendale che erano guidati da Vittorio Coda, e lavorando con lui, insomma, Vittorio Coda come altri noti esponenti della scuola italiana di economia aziendale, ha sempre avuto un'idea, no? una particolare sensibilità per l'idea di sistema e di approccio sistemico. Erano i tempi in cui era uscita anche la prima edizione della quinta disciplina in Italia, quella che noi abbiamo curato nuovamente. Quindi uno dei problemi fondamentali di ricerca che ci ponevamo a quel tempo era la sostenibilità della strategia aziendale. Ecco, che peraltro a quel tempo mai è un tema assolutamente contemporaneo e modernissimo. Ecco, attenzione però, questo era il punto fondamentale, una sostenibilità che non era solamente economico-finanziaria, ma si componeva di una dimensione sociale, no? Quindi c'erano le famose matrici del successo, che era il successo competitivo, il successo economico-finanziario, ma anche il successo sociale. Quindi la strategia di successo era una strategia che non doveva semplicemente produrre un profitto, specialmente se questo profitto era di breve periodo, ma doveva declinarsi in due concetti fondamentali che erano quelli di economicità e durabilità. E qui si tocca un tema empirico e teorico fondamentale che attiene al finalismo d'impresa, cioè qual è il fine ultimo dell'impresa. Ora, in questo dibattito sul finalismo d'impresa, la risposta è che ovviamente l'azienda, qual è il fine dell'azienda? È durare nel tempo, quindi essere durabile, ma in modo economico, cioè essere in grado di remunerare adeguatamente non solo il capitale di rischio, ma anche rispettando le attese di una platea più o meno vasta, no, di portatori di interesse fondamentali, oggi si dice stakeholder. Questa è una risposta che allora specialmente era ovviamente molto differente rispetto all'idea generalmente diffusa dello shareholder value, quindi del valore degli azionisti, e vedeva quindi a un modello di azienda che era fondamentalmente si poneva un problema di sostenibilità ma di sistema, vale a dire l'integrazione di domande, di richieste, di aspettative di una serie di attori. Quindi diciamo così, in quel contesto lì, che secondo me è nato la congiunzione tra system dynamics e economia d'azienda o strategia di impresa, cioè in quel momento fu evidente per tutti che quella lì era la strada, e quindi io fui mandato a Londra a studiare system dynamics da uno degli allievi di Forrester. Ora, questa cosa qui però, io direi che per quanto mi riguarda, questi due temi fondamentali che sono la sostenibilità e i portatori di interessi o stakeholder sono i due elementi fondamentali su cui, per quanto mi riguarda, si incontra la disciplina del system dynamics e l'economia aziendale o strategia aziendale. Due temi ovviamente con molto molto attuali. Io leggendo, mi ricordo nel 2019, come molti di voi possono si ricordano le dichiarazioni della Business Roundtable, in cui le aziende, questa associazione di aziende riunita attorno a un tavolo, dichiarava che la finalità dell'azienda sarebbe stata quella di porre attenzione non solo al ritorno per gli azionisti, ma anche alle esigenze degli altri portatori di interesse. Ecco, l'idea fondamentale è come una dichiarazione di questo genere possa poi essere resa concreta. Ecco, la concretezza che penso sia proprio la concretizzazione, la materializzazione di un'idea di questo genere, che passa, credo, attraverso un esercizio di pensiero sistemico
e di modellazione. Ora, quindi questa integrazione di lungo periodo, quindi un'integrazione di lungo periodo tra istanze spesso eterogenee, è un problema complesso. È un problema perché ci porta fondamentalmente a decidere quale modello utilizzare, quali istanze considerare in un insieme che è potenzialmente infinito. Io cito di nuovamente il grafico che Stefano Armenia ha fatto vedere, che poi a cui si riferiva anche il dottor Angela, cioè quello della possibilità, di quello dello spazio di possibili modelli interpretativi in cui le due dimensioni erano il soggetto a cui diciamo preso in considerazione, che andava dal singolo alla famiglia fino all'umanità, e l'orizzonte temporale, che poteva essere quello più attuale, quello di una generazione e quello di più generazioni. Ora è chiaro che il modello migliore che noi vorremmo è quello che si occupa di tutti da qui alla fine del mondo, ma probabilmente il modello che riproduce l'esatta complessità del mondo, e quindi non ci serve poi moltissimo per andare a prendere una decisione strategica. Allora, ecco, l'abilità è quello su cui probabilmente noi dobbiamo investire, capire qual è il confine del modello, qual è il confine del modello che si rende utile a risolvere un determinato problema in un determinato momento. Quindi, in questo senso, io trovo fondamentale personalmente, ho trovato fondamentale la disciplina del system dynamic, poiché assieme a un esercizio di modellazione qualitativa associava anche la possibilità di simulare le mappe mentali che erano state sviluppate. Ecco, questa idea di poter produrre dell'analisi di scenario, delle what if analysis, io sono convinto che sia un elemento fondamentale, perché ci aiuta a superare uno di quei limiti di cui abbiamo parlato tantissimo a iniziare dal primo intervento di Angela in poi, cioè la difficoltà che abbiamo nel pensare nel lungo periodo, nel pensare a come le variabili interagiscono nel lungo periodo. Ecco, io credo che la simulazione ci aiuti molto in questo esercizio. Ora, direi, concludendo, io credo che se vogliamo dare probabilmente una versione comune all'idea di pensiero sistemico, io direi che l'approccio sistemico è un apprendimento continuo. Scusami, concluso, ti voglio chiedere al pubblico perché aveva chiesto di poter tutta proprio di un intervento subito a valle le tue conclusioni. Prego, scusami l'interruzione. No, dimmi se vuoi che... Sei perfettamente nei tempi, continua tranquillamente, sei nei tempi. Sì, no, io poi peraltro chiudevo dicendo appunto che quindi mettendo assieme quello che ci siamo detti, ma probabilmente l'esperienza che posso apportare e contribuire, credo che per un aziendalista appunto l'approccio sistemico significhi essere in grado di costruire dei modelli concettuali complessi, di essere in grado di affinarli e di affinare continuamente queste mappe mentali. Dal mio punto di vista, per esempio, credo che il tema fondamentale sia per esempio quello di costruire delle strategie che tengano presente essenzialmente del lungo periodo, da un primo punto di vista, ma anche in un certo senso di guardare assieme il rapporto tra l'azienda e il suo sistema di interlocutori. Io faccio alcuni esempi che mi hanno colpito molto negli ultimi tempi di impostazione sistemica, proprio per quanto riguarda il cambiamento climatico, no? Io direi che il cambiamento climatico, fino adesso noi ce ne siamo occupati dal punto di vista macro, globale, quindi siamo occupati della CO2 a livello globale, ma io mi sono posto il problema dal punto di vista dell'azienda, cioè se un'azienda volesse approcciare questo problema, quali sarebbero i problemi e soprattutto quali sarebbero le possibili trappole in cui questa azienda va incontro? Allora, la prima cosa è, per esempio, poche aziende considerano, e qui siamo nel tempo, siamo nell'ambito dell'orizzonte temporale lungo, no? Allora, poche aziende considerano veramente questo orizzonte temporale lungo. No? Allora, ci sono degli studi, per esempio, che ci dicono, e sono degli,
credo che lo riportasse anche l'Economist qualche mese fa, ma delle cose estremamente interessanti. Cioè, quali sono i danni che le imprese, come imprese, subirebbero in un futuro se non adottassero o se non contribuissero alla, diciamo, al frenare le emissioni? Okay? Quali sono i loro danni? Allora, la cosa interessante è che le aziende probabilmente ragionano sempre come danni globali, che in un certo senso sono danni di tutti e quindi non personali, un po' il tema della tragedia delle risorse comuni, no? che citava Stefano Armenia. Se le aziende ragionassero sui costi che derivano alle aziende, proprio al bilancio della singola azienda, dal cambiamento climatico, probabilmente reagirebbero in modo diverso. C'è stata una ricerca recente in cui, per esempio, su un campione di 11.000 aziende quotate si è calcolato quale poteva essere il costo di cambiamenti climatici. E il tema fondamentale quando si parla di cambiamenti climatici sono, per esempio, inondazioni, danni alle strutture, alle infrastrutture critiche, quindi per esempio elettricità, comunicazioni. Allora, le aziende fondamentali di queste 11.000 aziende, essenzialmente direi che in media hanno dal 2 al 3% dei propri asset a rischio per il cambiamento climatico. E questa è, guardate che è una media, ci sono in certi settori che il rischio arriva al 10%, cioè il valore degli asset può essere ridotto del 10% in relazione alla possibilità che si manifestino una serie di ragionevolmente plausibili eventi climatici. Pensate a un altro elemento, l'instabilità delle catene di fornitura internazionali che dipendono dalla comunicazione, per esempio. Pensate anche che, e qui vi dice quanto spesso appunto la strategia in realtà prenda un orizzonte temporale limitato, molti di questi, queste aziende, o meglio, diciamo così, i due terzi dei costi che deriverebbero da cambiamenti climatici non sono assicurati. Okay? E questo è una prima. Chiudo con... Sì, chiudo un'altra cosa. Se vogliamo aumentare l'orizzonte temporale, un altro costo in cui incorrerebbero le aziende produttrici di petrolio da un altro studio, probabilmente incorreranno in costi legali per cause intentate verso di loro per inquinamento, eccetera, che sono più o meno dai 58 ai 190 miliardi l'anno, che corrisponde a qualcosa come il 3% del reddito ante imposte. Quindi concludo. Allora, problemi di lungo termine, di visione di lungo termine, di sostenibilità. Ora, io, diciamo così, sono rimasto, e chiudo veramente su questo, molto affascinato quando avevo iniziato a studiare queste materie, queste discipline, da un concetto che apprese allora, cioè a che cosa serve un modello e che come lo dobbiamo utilizzare. Ma fondamentalmente un modello è, come dicevano gli psicologi infantili Melanie Klein o la Winnicott, è un oggetto transizionale, un transitional object, cioè qualcosa che noi dobbiamo utilizzare per giocare coi possibili futuri. Ora, finché noi non ci togliamo, la dimensione del gioco fa paura, sembra qualcosa che sminuisce la serietà del dibattito, che in un certo senso no, ci fa scendere dal piedistallo della retorica accademica. Invece no, cioè io intendo l'idea del modello come gioco con i possibili futuri, no? Col gioco che è un gioco che mette assieme il passato, le serie storiche precedenti, sviluppi alternativi che ci si può aspettare. Ecco, io credo che, concludendo, pensiero sistemico sia anche capacità di giocare con i possibili futuri che ci sono a disposizione, e non solo quei futuri della previsione, econometrica molto rigorosa, se sai qual è la storia e se hai dei dati storici. Io ringrazio Edoardo, attraverso questa riflessione conclusiva, il filo della giornata di oggi. Naturalmente su questi temi noi stiamo andando avanti da anni con molte iniziative e molti progetti, anche di felice e fertile scambio tra posizioni a volte anche non convergenti all'interno
delle diverse prospettive, interateneo, visto che tra i partecipanti che continuano nonostante l'orario ad essere in tanti, ci sono colleghi con i quali regolarmente ci incontriamo, con Stefano Almena, con Edoardo Mollone e con tanti altri che sono oggi intervenuti in maniera continuativa nel tempo. Quindi il nostro impegno a restare fermi, a lavorare su questo terreno di gioco, e uso volutamente questa immagine del gioco appena richiamato da Edoardo, che ci accomuna, è sicuramente un nostro, è già una realtà. Ovviamente cercheremo di, compatibilmente con questo disastro, diciamo, che stiamo vivendo, a dare seguito anche a giornate così dedicate e così specifiche, insieme a tutte le altre che già sono in programmazione, che potete seguire sui siti di Ateneo, come sui siti delle società scientifiche di riferimento, e così via. Stefano Armeni aveva chiesto di nuovo una battuta finale, quindi se può intervenire. Grazie, e poi da parte mia vi saluto e ringrazio tutti, innanzitutto il rettore naturalmente per l'ospitalità, ma tutti i relatori e anche una comunità virtuale che ha partecipato con domande dense di senso, di stimoli, e che è stata veramente occasione feconda per attivare addirittura un terzo giro di tavolo, ma questo è ovviamente grazie alla disciplina seguita da tutti i relatori. Prego. Grazie Luigi. Quoto velocemente quanto detto da Edoardo sul discorso della valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici, visto che è un tema che interessa certamente alcune tipologie di aziende. Ad esempio, ne stiamo già parlando da tempo con la Fondazione Enel, che quindi è assolutamente interessata a valutare gli impatti sulle proprie strutture, sui propri asset, e quindi anche a chiaramente a poter poi valutare il rischio per poterlo eventualmente assicurare. E quoto anche il tema del gioco, visto che ne ha parlato anche Piero Angela, il gioco diventa un elemento di studio, e d'altronde la parola gioco deriva dalla parola latina ludus, che era un posto dove i gladiatori si allenavano e quindi sostanzialmente imparavano a combattere per la propria vita. E quindi il gioco è una cosa molto seria. Ecco anche uno dei motivi per cui a me non piace chiamare i giochi serious game, perché è come dire due volte la stessa cosa. Per cui concludo qui, veramente ringraziando anche io intanto tutti gli intervenuti che, così devo dire, personalmente ho contattato e mi hanno fatto veramente l'onore di essere qui oggi. Ringrazio ovviamente la IUL che ha ospitato questo evento così importante, da cui sinceramente anch'io spero si possa partire per così cavalcare quest'onda di pensiero. E soprattutto ringrazio Luigi Maria per aver condotto così brillantemente e simpaticamente tutta la giornata odierna. Grazie Luigi, veramente penso tu abbia fatto un grandissimo lavoro e non sei stato nemmeno troppo cattivo, dai.